Subi. Yix.
Baby. Tutti così le lyrics dell'Electro Swing. Randis Glando, Randis Frango, Randis Dando, Lando, smetto. Tutto solo e non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo, mi sfotono soltanto. Ma ci sono gli amici. Buonasera a tutti amici video spettatori e benvenuti. Non era preparata questa cosa, cioè è successa a un certo punto. Buonasera a tutti amici video spectators and benvenuti a una nuova puntata dei Selvaggi De Fori. Ma sapete cosa è appena successo adesso? Cosa è appena successo? 7787 sub nel canale e fin qui va bene. Poggers. Sì. Ma guarda che succede tra due sub. Signori, tra due sub ci saranno 8000 abbonamenti contemporaneamente attivi sul canale. Una roba devastante, allucinante, allucinevole, showstopping, incredibile. Never the same. Bella lì, ragazzi, bella lì, un record assoluto. Già adesso siamo in record, ok? Con 7788, perché il record era tipo 7450, 7500. Ma probabilmente ci arriviamo a 8000 stasera, alla prossima sub. Quindi il godo grosso. Grazie a Martolicious che si abbona per il terzo mese. Buonasera ragazzi, bellissima l'intro, grazie. Grazie a Marco
Ghiraldi che si abbona per il 52esimo AO, eccome 50, ho spiegato a Chiara che cos'è eccome, 52 mesi di puro goduto di sodio, grazie come sempre per le fantastiche avventure che ci offrite, grazie a Mazzocchin che si abbona per il 35esimo mese, what the fuck is happening? What the fuck is happening? I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. Mi ha fatto venire in mente sta cosa. Non lo so. Cosa sta succedendo, amico mio? Grazie a Axot che si abbona per il 15esimo mese. Grazie a Arima, ma il giorno delle sub dei mod. Si abbonano tutti nello stesso giorno. Che si abbona per il 44esimo mese. E tra l'altro, ecco, dal prossimo mese, cioè da tra due giorni, i moderatori, lo sanno già, però lo dico così pubblicamente, riceveranno le sub da noi. Vogliamo fare questo bel regalo, giusto, corretto, che non è un regalo, è dovuto ai nostri moderatori, visto e considerato che lavorano sempre, tutte le sere, tutti i giorni. Quindi dal mese prossimo tutti quanti ci hanno l'abbonamento pagato sempre, così vanno a supportare magari con i loro Prime e il loro livello 1 qualche altro creator. Terenas regala 7 sub. Ciao Lapo, grazie delle sub. Vi regalo let's fucking go. Ah, è a posto. Grazie Lapo, grazie mille. Gol raggiunto, let's go. Grazie Lapo, grazie mille. Quindi i mod continueranno questa streak di abbonamenti, ma con il nostro paghello, perché è giusto e corretto. Invitiamo anche le altre community grosse, ci mancherebbe, quelle certo, se lo possono permettere, a fare lo stesso. Regalate le sub ai vostri mod, che sono delle brave persone e vi permettono di avere degli streaming puliti, belli, fighi, showstopping. Io inviterei anche Twitch a effettivamente riconoscere i mod con qualcosa di più concreto, come per esempio sei mod di un canale, quindi automaticamente ci sei iscritto, ma ciao Twitch. Sì, però loro cosa vogliono evitare? Vogliono evitare che le community piccole, magari per doggiare le pubblicità, pur essendo partner, moddino l'intera community. Sì, ho capito, no? metti un limite, che ti ci vuole? Lo scoiattolo regala Terenas una sub incredibile. Grande. Questa cosa proprio, questa commistione di piselli di e regali. Palle. I due gender. Sì, però ti basterebbe dire, sei un canale che è in tier, che cazzo ne so, 300 spectre di media, concordo, allora hai un mod gratuito, sarebbe... 500, due come mod. Le faccine, brava. Esatto. Ma ci sarebbero mille modi, amici del grande wrestling, il punto è volerlo fa. Al solito, diciamo che Twitch non... ha tanti pregi, ma anche dei difetti, non è proprio responsiva al cambiamento, ok, delle community. Basti pensare che è arrivato ora il comunicato riguardo la possibilità di fare streaming anche altrove, pur se sei partner. Forse era qualcosa da fare a inizio COVID, no? Cioè adesso che ci sei, Twitch è comunque esplosa dopo sei mesi da Twitch con milioni di spettatori, forse era proprio il caso di fregare platea agli altri subito e non adesso, insomma, giochi già fatti. Secondo me non proprio responsivissimo a Twitch ad alcuni stimoli e cambiamenti. A volte sembra che vivano poco, dal mio punto di vista. Sembra che vivano poco la community. Però, d'altro canto, organizzano cose come la giornata dedicata ai mod, che a fronte di una mancanza di uno strumento come può essere quello del se sei mod di un canale non ti ci devi iscrivere, sembra un po'... non lo voglio dire. No. Però ecco. Sì. Per me cominciano. Allora, ovviamente l'ho letto Kiki Monk. Si vocifera anche del mettono le mani avanti, tolgono l'esclusiva per poi togliere il famoso share dei partner premium. Cosa che si era già vociferata dai leak. Per ora, ragazzi, non abbiamo comunicazioni del genere, quindi non mi va neanche di avallare e dirvi: ma sì, secondo me sì. Non lo sappiamo davvero. E non è che è una cosa che si può fare dall'oggi al domani, quindi mi sento di dire che almeno al momento non è all'orizzonte, però Dio sa, no? E quindi ci troverete qua nel brutto e nel cattivo, sì, nel brutto e nel cattivo tempo è sempre uguale, nel bello e nel cattivo tempo, però non c'è niente del genere all'orizzonte per ora. Per ora credo che sia una mossa fatta unicamente per cercare di far allargare gli streamer di Twitch ad altre piattaforme e poi da quelle piattaforme riportare la gente su quella che poi alla fine è la piattaforma di più grande monetizzazione della storia del nostro lavoro. Quindi in qualche modo, e poi smetto di fare queste chiacchiere lavorative anche se so che vi interessano sempre, per ora devo dire che si può dire tanto, ma non c'è una grande alternativa a Twitch. Cioè sì, c'è fare 47 partnership al mese, 97 abbonamenti fuori da YouTube, quindi Patreon contro Patreon. Twitch, se vuoi lavorare, è la piattaforma. Tutte le altre, a meno che tu non faccia 4 video al giorno, sono hobby, ok?
ok, anche con tutta la buona volontà, soprattutto per un pubblico come voi, un pubblico maggiorenne che vuole magari un contenuto un po' più impegnato a livello strutturale e quindi che richiede più lavoro, scrittura, impegno e cazzi e mazzi. Quindi al momento ha super senso per Twitch dire vai a streamare anche, dico una cosa a caso, su TikTok, tanto poi su Twitch devi tornare se vuoi favarini, no? Ti pare? E quindi aveva senso forse farlo un po' prima di agosto 2022. Però qui chiudo la parentesi, comunque sapranno loro quello che fanno, loro sono Twitch, io sono Sidonia e quindi hanno sempre ragione loro. Sì. Tra l'altro non ho visto il nickname, ma concordo con chi dice, ricordiamoci che se Twitch è poco responsiva, YouTube si è proprio sciacquata le palle di un determinato tipo di content creator, è super vero anche questo, quindi diciamo che ci sta, sicuramente non possiamo lamentarci. No, non OnlyFans, Patreon, OnlyFans ancora non l'ho valutato. Ma c'è ancora gente che riesce a fare due video al giorno, l'ultimo che ricordo era Eren Blades, ma tipo 2-3 anni fa. Senti, Xene, non lo so, sono sincero, non ne ho la più pallida idea. Non seguo YouTube, e lo dico con rammarico, ma non seguo YouTube, non ho tempo di seguire YouTube. Twitch lo seguo, mi guardo sempre intorno, guardo cosa fanno gli altri, è importante per capire bene che cosa potervi proporre di nuovo, di fresco. Su YouTube invece non ci giro più di tanto, ci facciamo il nostro, siamo diventati un po' dei cavalli con i paraocchi, anche lì nel bene e nel male. Tra l'altro vi annuncio ufficialmente che settimana prossima vediamo i Sinnoiani 4. Yeah! Che sarà sicuramente il quarto di cinque video. Quindi vi confermo che la serie finirà al quinto video, non ce ne saranno di più. Doveva essere una serie da due video, vi ricordo, e invece sono cinque. Però ci sta, ho ripreso in mano il progetto e come vi ho detto sarà questa parte finale, questo ultimo quarto del 2022, il quarto delle loose ends. Quindi si finisce Sinnoiani, si finisce Mewtwo, radiodramma di Takeshi Shudo, si finisce il Pokédex perduto. Quindi finiamo una serie di progetti che abbiamo aperto tempo fa e che è arrivato il momento di chiudere prima di gettarci a capofitto all'interno del mondo della nona generazione, di Paldea, delle analisi, di Mani 3, Mani 4, Mani 5, Mani 6 e chi lo sa, perché poi la cosa bella è che voi vi aspettavate Mani prima di Spada e Scudo? No. E quindi chissà a cosa aprirà le porte Paldea. Io non avevo il progetto di fare Mani finché non ho giocato a Spada e Scudo ed è venuto fuori da sé quel video. Io mi ricordo ancora che lo avevamo in anteprima e abbiamo cominciato a dire minchia, qui su questo Eternatus, noi l'abbiamo visto in preview, su questo Eternatus ci faremo un bello speculazio perché cazzo è una mano gigante, abbiamo parlato per anni dei giganti. Prima del DLC sapevamo che Mani 2 avrebbe coinvolto Calyrex, assolutamente no, non pensavamo neanche che sarebbe uscito un 2, faremo assolutamente piedi ragazzi, una battuta evergreen anche questa di piedi, e quindi non immaginavamo che avremmo fatto Mani, quindi teniamo aperta la mente, non è detto che ci sia un seguito alle teorie fatte in precedenza. Scarlatto e Violetto potrebbero aprire i cancelli, le porte a qualcosa di nuovo. Del resto la parte finale del nostro video analisi, che è stata inerente a quella roba lì che non dico perché siamo fuori dal tunnel LLL dei leak, almeno in Outer Wilds, potrebbe serenamente introdurre un nuovo concetto multiversico in Pokémon e richiedere un video simile a il multiverso Pokémon, ve lo spieghiamo. Se i nananonni, ok, ci siamo capiti? Quelli lì dovessero effettivamente essere reali e spiegati come li ho spiegati io nel video analisi, in teoria potrebbe essere ancora più grande la situazione a livello teorico e quindi richiedere un video approfondimento subito dopo l'uscita di Scarlatto e Violetto. Staremo a vedere, ci troveranno a braccia aperte e col pipo ritto. Comunque l'ho avuto lì, Flintstones, ecco bravi, avevamo usato il codice Flintstones, bravissimo Sir D. Può essere un ennesimo modo per riciclare design scartati? Sicuramente, sicuramente devo dire, se Flintstones è esattamente come me lo sono immaginato, un modo straintelligente e figo, un bel esercizio di stile, perché non mi sarebbe venuto in mente, banalmente non mi sarebbe venuto in mente, è una bella idea,
tutt'altro che banale e forse più funzionale di alcune altre introdotte negli anni passati. Dunque, sì, potrebbe essere un modo per riciclare design scartati, perché banalmente tu prendi Flintstones e rendi il design rendi Gastrodon di Owen il Flintstone, ok? E chi ha capito ha capito. Dunque sarebbe intelligentissimo da parte loro. E comunque, oltre a essere intelligente, sarebbe anche divertente. Non so se stiamo ancora tenendo il conto, ma mi è arrivata la notifica della live. Minchia, Emilia, e ho finito di lavorare in tempo per l'inizio del Laser Wild Zazzo. Yeah. Allora, credo che le notifiche abbiano veramente un problema in questi giorni. Però alla fine mi adatto, visto che comunque il passaparola c'è. Anche l'altra volta, seppur con fatica, siamo arrivati al quorum solito. Quindi mi prendo semplicemente l'introduzione lunga e gli fo il fucco a Ma intanto ne posso approfittare per dire che oggi è stata una bellissima prima live di Cult of the Lamb. Per chi non lo sapeva, per chi non lo sapesse, per chi non lo ha saputo, oggi abbiamo iniziato Cult of the Lamb alle 5. Le 5 del martedì pomeriggio sono il mio slot di live, quindi faccio live anche io da sola. E se vi piace il gioco e se volete far parte della nostra setta, abbiamo attivato l'overlay che permette di fare la raffle, quindi la pesca, il sorteggio, per avere fra i follower il predestinato che fa parte della tua setta. Attualmente abbiamo Salsedine, Andrea Tetta, che poverino si è preso. Andrea Tetta? E si chiama così di cognome. Un grande. È diventato Andrea Bubi. Andrea Bubis. No, Bubi. Ah, perché una sola. Esatto. Sennò sarebbe Andrea è il Tette. Suo cognome, capito? Quindi, poi abbiamo Pichel, che non ho capito bene che nome è. Ok. Nicodemo, che purtroppo gli si è buggata la raffle, però l'abbiamo fatto a mano il suo PD. Va bene. Quindi l'abbiamo fatto lo stesso. E l'ultimissimo, perdonami, non mi ricordo il tuo nick. L'ultimo, proprio ultimo, che ha vinto la raffle, non mi ricordo come Giulio Pancaccini. No. È molto carino. Per adesso lo sto giocando in difficoltà media, che è quella consigliata dagli sviluppatori. Mm-hmm. Quindi è né troppo difficile né troppo facile per il momento. Lupo! Sì, si chiamava Lupo. Lupo. Un'altra Panfili. Parola. No, non Panfili. Un'altra parola. Comunque incredibile. Lupanfili. E la nostra setta si chiama Order of Clear Deity, perché in questo modo non è Lupo Lucio, raga. In questo modo le iniziali sono OCD. Bella. Sì. Questo rappresenta appieno il culto molto di Chiara. Molto contenti di questa cosa. Quindi settimana prossima Sinnoiani, grazie a Fra Asd che si abbona, ora vi ringrazio tutti. Acquetto, a te la ripasso. Una settimana piena di godo, peraltro ieri vi volevo ringraziare per la grande diretta di Coromon. Comunque ragazzi, oggi è un'altra storia, siete già in 1060, vedo in introduzione, quindi oggi le notifiche sono partite, ma l'altra volta era un disastro. Cioè abbiamo raggiunto le 1000 persone tipo dopo un'ora, non aveva senso. E dicevo che cazzo dicevo? Sono perso. La settimana di godo di Coromon. Ecco, sì, mi sono perso aprendo e chiudendo parentesi da solo. Coromon, vi volevo ringraziare per la grandissima live che abbiamo fatto ieri, perché mi avete fatto godere nel riuscire a commentare con lucidità quello che accadeva a schermo. Avevo davvero paura che il pubblico Pokémon prendesse Coromon come un bersaglio facile da prendere per il culo, perché è un Pokémon ma meno pettinato, e insomma poi i fan Pokémon sono molto gelosi del loro mondo, perché viene spesso criticato aspramente fuori dalla cupola e cerchia ristretta. Quindi diciamo che un po' si applica anche il concetto dell'occhio per occhio, dente per dente. Ah, esce Arceus, mi arriva la merda addosso, allora appena esce Coromon tiro la merda addosso. Invece, grande, grande prova di maturità, secondo me la chat è stata super vivibile, super serena, commenti positivi e negativi quando servivano sul progetto, sarà una gran bella serie, consiglio a tutti di recuperare la prima puntata se non l'avete vista, e di seguire quella di domani se vi interessa, insomma, guardare con occhio critico un Monster Collector diverso da Pokémon. Forse il migliore che ho giocato,
a primo episodio concluso, perché poi non posso sapere. Il pubblico Pokémon, tra parentesi, io, ha comprato Goromon Santi. Tra parentesi, io. L'unico problema per ora, cioè l'unico, il più grande problema, sì, sono i versi. Scherzo, non è il più grande problema. Cos'è Mino? È un Coromon, si chiama Mino. Ed è un toro, quindi penso diventi un minotauro, di fuoco, che fa una mossa che tipo coda scudisciante, fa tre hit, fa tipo frusta, ok? Il problema dei Coromon è che i versi non sono come in Pokémon sintetizzati, ma sono fatti da un tizio. Quindi si sente che è un tizio che parla, sembrano i miei versi di Pokémon. tipo, arriva Mino e fa, Mino! c'è un altro, siamo armato, e fa, tu tu tu! cioè, è un tizio e fa, tu tu tu! E quindi si capisce. Parabait! Ci fanno morire sti cazzo di versi. Forse non una scelta lucidissima da parte dei signori di Coromon. Anche perché, ora, non so se Paolo è collegato in streaming, non credo che segua Outer Wilds, Paolo, però, secondo me, il problema vero è stato proprio non lavorare in post-produzione audio, perché te li può fare anche un cristiano i versi, però se tu li vai a editare a livello audio, metterci dei filtri, distorcerli molto, secondo me non si sente che è umano. Alcuni versi del Sette Fiori li ha fatti Paolo. Alcuni versi di alcuni Pokémon li ha fatti Paolo facendo, ok? Però sono talmente tanto post prodotti che non si sente. Invece in Coromon sono veramente registrati pronti via. Quindi è un tizio sul microfono su Audacity che ha fatto i versi, credo improvvisandoli, tutto il Corodex, tutto il database di Coromon. E purtroppo non si amalgama bene, mettiamola così, con l'ambiente di gioco. Però ci sono stati tanti pregi, stat distribuibili e tante altre cose. Sono sicuro che sarà un progetto capace di darci tanto. Nella scorsa live sulla Luna Quantica non vi siete accorti di una chicca, nonostante ci siete passati di fianco qualche volta. Volete saperla? Non è niente di importante, è soltanto una piccola chicca, ma ti direi quando abbiamo finito il gioco, perché non so se torneremo sulla Luna. Se ci torniamo ci facciamo attenzione. Esatto, più che altro, grazie di avercelo detto, magari proviamo a farci attenzione. Se poi invece non dovessimo tornare più sulla Luna, allora ce lo dico. Esattamente, esattamente, grazie per aver chiesto. Per ora no, staremo a vedere. Volevo dire qualche altra cosa, sì, preparatevi perché bolle in pentola qualcosa di speciale, della quale voglio dire veramente poco, però sarebbe un passo professionale importante per noi, non dico nient'altro. Però bolle in pentola qualcosa di speciale che spero di potervi comunicare presto, tra qualche settimana. Quindi preparatevi, quasi una nuova era. Non per i canali, ma per Sagone Chiara. Si parla di livello lavorativo. Vedrete, vedrete. Qualche easter eggino da farvi recuperare a fine serie, me lo sto segnando anch'io, don't worry. Ecco, esatto, secondo me. Indizium Z? No, non fare l'Holland Ferdi, solo se do l'indizio. No, non ve lo do l'indizio. È scaramantico, non ve lo do. Grazie a Peder che si abbona per il quarto mese. Vado a recuperare il VOD di Coromon, ma passo per un saluto, grazie mille. Grazie a Misty Mist of Mysteries che si abbona per il 19° mese. Come lo si chiama il secondo bambino? Mi è piaciuto molto. Eh no, in realtà un mese in più addirittura. Mi è piaciuto molto l'ultimo sviluppo del personaggio di Pave, la sua motivazione visti gli eventi in game. Aspetto il prossimo arco narrativo dove si convertirà da Ordine Aureo a Ordine delle Chiare Divinità. Allora, anche a me sta piacendo molto la possibilità di ruolare Pav in maniera progressiva. Elden Ring è generoso in questo perché ha tantissimi episodi e quindi Pav sta avendo una delle evoluzioni più naturali e appunto progressive della storia dei miei personaggi nei Souls. In generale poi ruolare, cioè posso fare con Mike, è sempre un piacere. Grazie Riccardo Reds per la sub. Che succede? Questa è un'altra cosa ancora. Questa è un'altra cosa ancora. Sapete già che cos'è in verità, anche se magari non ci arrivate. Però è una cosa che vi abbiamo già detto. Grazie Riccardo Reds, grazie Macumba che si abbona per il quarto mese. Grazie a Leonardo Holland. Oh, è il mio primo Holland senza aver Hollandato io.
Leonard Lepreleo, sia buona per l'ottavo mese. Devo ancora vedere Corwin in broadcast. Spero ne valga la pena. Passo solo per salutare. Buona live. Ah, siete in due. Grazie. Comunque, secondo me ne vale la pena assolutamente. Grazie a Madus della sub. Grazie a Erendil, che sia buona per il nono. Un po' come i bestemmioni che facevamo lanciare a Chatot ai tempi di Diamante e Perla. Cosa? Che potevi registrare? No. Ah, che potevi registrare? Sì, sì, sì. I versi dei Coromon. Ok, ok, ci sono arrivato. Assolutamente. Bravo, bravo. Bell'esempio. Grazie a Degli Innocenti, che sia buona per il quinto mese. Grazie allo zio Atlas, che sia buona per la prima volta. Grazie a Zeta Vengeance, che sia buona per il nono. Di ritorno dalla Gamescom. Che bello rivedervi di nuovo con Outer Wilds. Non vedo l'ora di poter condividere Redacted tra un paio di anni. Uff. Ah, quindi stai lavorando a un gioco. Ma intanto grazie della compagnia e continuate così. Beh, ragazzi, sapete bene quanto siamo felici di vedervi creare. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie a 92 Philip. Grazie a Sbabu. Grazie a Bomboclap. Grazie a Tekiruki. Ma dici che la navetta ci arriva a Godopoli o ci vuole la luna quantica? Mi fa morire il fatto che io istintivamente in Elden Ring, e qualcuno l'ha anche commentato, ho provato a quantizzare Fia. Ma davvero, l'ho fatto ingenuamente e poi mi sono detto, cazzo, non tutti i giochi sono Outer Wilds. Perché c'era un evento che non si stava attivando, ok, per un bug. E allora io istintivamente ho fatto, vabbè, adesso non la guardo più e poi la riguardo. E tutti mi facevano, guarda che non è Outer Wilds. E io, cazzo. Però sì, mi ha fatto morire. Acid Snake, sia buona per il decimo mese. Cuoricino, grazie a Max, che sia buona per il sesto. Sera, eccoci arrivati a sei mesi. Il tempo passa velocemente. Grazie a Renna Blu, diciannovesimo mese. Seguo meno del solito e mancate tanto. Bellissimi campionati, anche se non sono esperto del genere. Bel lavoro. Renna, guarda. È un discorso. Al solito sapete quanto amo condividere con voi i dietro le quinte. È un discorso che ho fatto su Discord due settimane prima del mondiale ai caster. Contrariamente a quanto vuole una parte fortunatamente ristretta della community competitiva Pokémon, i mondiali Pokémon e ogni altro streaming competitivo non si organizzano e streamano per gli addetti ai lavori, ma per gente come voi. Questo non significa che bisogna essere imprecisi, grazie a Aki della sub, questo non significa che non bisogna dare spettacolo anche per chi mastica competitivo, ma il pubblico medio di un evento del genere è una persona che non ne sa nulla e che deve essere in grado di comprendere, metabolizzare, assimilare, appassionarsi anche senza aver giocato 9 tornei a stagione, ok? Quindi grazie, mi fa super piacere che tante persone non appassionate del competitivo abbiano goduto dello streaming, perché era il nostro obiettivo primario. Era proprio necessario riuscire a raggiungere questo obiettivo al massimo delle forze. Grazie a Andrea Junior, che si abbona per il terzo mese, sono tre come gli occhi dei nomai. Grazie a Elias Messina, che si abbona per il secondo mese. Grazie a Delix, che si abbona per la prima volta. Grazie a Lusco Iattolo, che regala a Terenas una sub. Grazie a Terenas, che regala 7 sub. Voglio andare da Nero 9, vabbè. Grazie a Jean Luslev, che si abbona per la prima volta con la Tier 1. Grazie a Dexness, che si abbona per il sesto, sempre Tier 1. Grazie a MattVTK, che si abbona per il nono. Sera Gentaglia, nuovo episodio di Godo, vedo. Mi sono appena recuperata tutta la live di Pokémon X, che dire. La grande Furragni è sempre nel cuore, merda. Chiara, mi spiace per Stray, ma spero di vederti prima o poi su Sky Children of the Light. Sky Children of the Light? No, non lo conosco. Io conosco Child of Light. Guarda qua. Ma Sky Children of Light? No. Grazie a Roxas, che si abbona per il 53esimo mese. Bello, scrive Ferdi in caps lock, quindi ne godo. Comunque ragazzi, a notifiche oggi siamo a posto. Oh, che carino. Siamo a postissimo. Ah, dagli stessi sviluppatori di Journey. Non lo conosco. Guarda che bello. Artstyle, vabbè, sembra si vede. Molto bello. Non lo conosco, ragazzi. Potremmo farlo dopo Cult of the Lamb, effettivamente. Professo la mia ignoranza. Sia benedetto Saidoni e le sue digressioni. Mi sono ricordato ora della live. Ragazzi, tranquilli. Ferdi, me l'ero scordata, perdonami. Comunque, scherzi a parte, è importante anche fare un 20-30 minuti di intro. Anche per questo, non tutti riescono a collegarsi pronti via. E quindi, cosa? Davvero? Non tutti riescono a collegarsi alle sì, 21:30. Sì, sì, beh. Io penso anche a voi. Giustificati, vai. Oh! It's Breaking Garcia, buona per il 15esimo mese di Tier 1. Buonasera ragazzi, in hype per questo super gioco. Grazie per tutto quello che fate, grazie a voi del supporto. Segna 8024, amici, il counter degli abbonati.
mai successo prima d'ora. Domani definitivamente segneremo un punto, perché ovviamente è domani che si chiude il mese, quindi comprenderemo quali e quante saranno le sub di agosto. Grazie, grazie davvero dello splendido supporto. Siamo sulla vetta, eh. Siamo sulla vetta e... sono una persona molto competitiva, ma con me stesso. Nel senso che più che guardare agli altri, questa è una cosa che ho sempre fatto, io guardo a me e tendo a volermi superare. Sempre. Grazie perché mi date questo feedback. Mi date il feedback mese dopo mese di Saidonia, ti sei superato. Vi siete superati. Quindi sono contento. Sono davvero contento. Grazie. Grazie Axot. Oh, sono in pari. Sono in pari, credo. Sì, Simon Sharky, Outer Wilds, Calasitua. Dovrei essere più o meno in pari. Vediamo un attimo. Dato se... abbiamo un gol del seppuku. Il godo. Di Cloud. È stato bello conoscervi. Addio. 100.000 punti. Salgo? No, scendi. Simon Sharky, Marco, l'avevamo detto, Mazzokin, sì, Peranort, grazie della sub, Mars, Derma, sono sette come le palline scese che mi vengono in estate per la noia. Ragazzi, sapete che anch'io la sopporto sempre meno l'estate? Sto proprio invecchiando. Grazie a Super Andri. Sì, sì, decimo mese, 10 volte grazie per avermi fatto scoprire una splendida community e fatto riavvicinare al mondo Pokémon, nonché videoludico in generale. Uzz. Obi-Mar Kenobi, 14esimo mese, 14 mesi, inizia a stagionare come un formaggio. Grazie per tutto il vostro lavoro e il vostro impegno che ci mettete nel farci divertire. Spero di poter dare di più al più presto con una bella Tier 1 Team Sido. Grazie, grazie ragazzi, grazie davvero. Ora, l'ultima. Marco G-Man, settimo mese, Roxas, Just Sump, mondiale spettacolare, pronto col mio godo quantico per questa Outer Wildsata. Grazie. A tal proposito, riprendiamo un attimo il filo dello discorso. Outer Wilds. Puntata scorsa, bellissima, un po' come Elden Ring, Outer Wilds va migliorando live dopo live. L'ultima live è quasi sempre la migliore, è così da un po', devo dire. Ed è un peccato da una parte, perché è giusto che un gioco abbia questo ritmo, ma a livello di entertainment è difficile comunicare al pubblico la bellezza di un gioco all'ottavo episodio. Si tende a perdere subito tra prima e seconda puntata, anzi tra prima puntata e fine della prima puntata, una buona fetta di pubblico che non viene catturata dal gioco nella prima mezz'ora, 40 minuti, che è una cosa che succede in realtà anche senza streaming, anche proprio nei videogiochi. C'è tanta gente che fa il reso dopo 40 minuti perché diceva che questa roba non mi è piaciuta, non mi è catturata. E è un peccato perché invece Outer Wilds, se tu hai pazienza, un po' come Steins Gate, ti porta a godere dopo il quarto o quinto episodio veramente a dei livelli estremi. Abbiamo fatto tante cose, Luna Quantica, visto un ormai vivo Solanum che ci ha parlato di tutto, scoperto la contraddizione di un ormai vivo e morto insieme proprio in virtù della Luna Quantica, che è molto molto vicina quando arriva nel sesto luogo all'occhio dell'universo, anch'esso quantico e anzi origine dei fenomeni quantici probabilmente. In quanto quantico XD, ci chiediamo, anzi si chiede Solanum, cosa possa succedere se un osservatore si infila all'interno dell'occhio, che però non sappiamo neanche cosa sia. Un pianeta? Un'idea? Non ne abbiamo veramente la più pallida idea. Volevo fare per forza giochi di parole stasera. Ne vediamo solo lo specchio attraverso il cielo della Luna Quantica nella sesta posizione. Purtroppo non sappiamo altro. Siamo andati poi a Profondo Cazzo. A Profondo Cazzo abbiamo avuto l'incontro col più grande teporiano della storia, che è Gabbro, che si sta sfondando di cannoni. E Gabbro che non solo fa ricerche sulle statue, ma soprattutto è un altro teporiano chiuso in un loop, dimostrandoci che il loop non è speciale, non è più che altro esclusivo del nostro protagonista, ma è un meccanismo che si applica a tutte le persone che hanno un incontro tête-à-tête con una statua anomai che si accende, i cui occhi si aprono e vengono puntati appunto addosso a un cristiano. Ci ha detto anche che c'è un'isola all'interno di Profondo Cazzo nella quale si possono trovare le statue, e quindi ho nominato questa puntata Il Segreto del Loop perché mi aspetto di scoprire di più su un elemento, dammi la tua opinione, che ho avvertito come centrale all'inizio del gioco e che via via si è sempre più allontanato dai miei radar. Perché sono partito
con il dire questo è un gioco sul loop. Io devo capire perché c'è questo loop. The whole point è scoprire perché diamine ogni 22 minuti la mia vita si resetta. Però poi è diventato, oh mio Dio, esistono i nomai. Che cos'è l'occhio dell'universo? Oh mio Dio, rovo scuro, i semi. Perché c'è un pianeta che fotte i semi? Oh mio Dio, l'intruso. Perché l'intruso è qui? Da dove viene? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, il vascello. Che cosa stavano facendo i nomai? Perché c'è solo un clan che è venuto qui? La luna quantica. E il loop si è allontanato progressivamente dalle cose che volevo scoprire all'interno di Outer Wilds, fino a fare il giro, tornare indietro e rendersi ora un segreto che dobbiamo risolvere, che dobbiamo chiarire, del quale dobbiamo scoprire ogni dettaglio, perché probabilmente Outer Wilds sotto il naso ci sta costruendo un mosaico di goduria. Outer Wilds mette un tassellino alla volta la composizione, ecco, crea un tassellino alla volta la composizione di un mosaico più grande, e credo che il loop ci sbloccherà la comprensione anche di altre storyline che abbiamo vissuto nelle scorse puntate. Te che dici? Cioè, anche secondo te il loop all'inizio era il punto della storia e poi piano piano è svanito? Vabbè, era il punto della storia perché non sapevamo niente della storia. È il primo elemento che il gioco ti mette davanti, quindi ovviamente ti catalizza l'attenzione fino a quando non passa in secondo piano come semplice meccanica di gioco e poi ti ricordi che aspetta, ha anche valore di trama. Però ti fa un esempio, fosse stato Outer Wilds il nostro oggetto di videoteorie, guardando un trailer io avrei detto, come abbiamo fatto se non sbaglio nel primo episodio, questo è un gioco sui loop temporali. Mm-hmm. Questo è un gioco su un boato di cose anche, e anche su, bravissima, sì, e quindi da capire quanto il loop temporale abbia un ruolo da protagonista o è solo, come immagino ormai, un elemento del quadro d'insieme. Certo è che in questo momento mi faccio una domanda. Mi raccomando, persone non blind, non fate i furbetti pazzi in culo. Sono partito avvertendo che Outer Wilds sarebbe stato un gioco estremamente emozionale, di ricongiunzione dei teporiani separati dai viaggi. Ora invece è diventato quasi un investigativo. Siamo totalmente catturati dalla ricostruzione della storia dei Nomai, dal motivo per il quale sono qui, dal motivo per il quale il clan ha sacrificato tutto per l'occhio, che cos'è l'occhio, eccetera, eccetera. Siamo meno emotivamente presi dalla storia e più con il campanello della curiosità attivo. Ma sempre più persone in chat scrivono: ciao ragazzi, ho finalmente finito Outer Wilds, ho pianto. Perché? Concordi con me anche su questo? Perché? Sì. Ti aspetti di piangere? In questo momento no. Però sì, perché lo dicono tutti. Ma non mi aspetto di piangere adesso. Adesso mi aspetto di scoprire, di fare oh merda, e quindi wow, non avevo capito, figata. Ma non è la commozione ciò che vedo dinanzi al nostro percorso. Però guarda quante persone dicono pianto, pianto, pianto. Impossibile non piangere. Sono super curioso di questa cosa, perché credetemi, in questo momento la vista di Solanum, per quanto mi abbia un po' intristito la sua storia, è stata comunque prettamente un brivido di sorpresa. Solanum, mio Dio, sì, usa le pietre, facciamoci dire tutto, l'occhio del cazzo, la luna quantica. Quindi, chissà, piangeremo? Io ho giocato l'ultima parte a bocca aperta. Sì, raga, ma è soggettivo, assolutamente è soggettivo, raga, però tendo a essere una persona abbastanza emotiva, grazie Vince Vega della sub, quindi se molti hanno pianto mi aspetto di farlo anch'io. Io mi sono commosso tanto anche durante il finale di Devotion, mi sono commosso tanto ovviamente durante il finale di Omori, forse, no, oddio, la parte che mi ha commosso di più in live negli ultimi tempi è la live di Hollow Knight dopo il Path of Pain. Lì ho veramente pianto tanto.
lì mi ha fatto veramente piangere un botto. A Ferdi si è commosso sul finale di Xeno 3. Il finale di Xeno 2 mi ha commosso, il finale di Xeno 1 no, visto che stiamo parlando di commozione. Quella live di Hollow Knight è forse il mio momento di commozione più grande in live. Non, non spoileriamo, ragazzi, vi ho solo detto che mi sono commosso, ci mancherebbe altro. Però ecco, è anche vero che io stesso adesso ho rievocato l'esempio giusto. Non mi aspettavo di piangere su Hollow Knight. In realtà non mi aspettavo di piangere in quella live. Quindi è stato ancora più repentino. C'era una live hardcore. Era proprio una live hardcore. Mi aspettavo di fare tutt'altro. E invece, porca di quella puttana, ho pianto ogni lacrima che avevo quella sera. Cioè, ho visto un... è bastata un'immagine, neanche un dialogo, e io ho versato tutte le lacrime che avevo negli occhi, ragazzi, nelle mie sacche. Andiamo. No, che torna al menu principale. Sei carica? Sì, una riga. Quanto mi mette di buon umore Outer Wilds? Non vedo l'ora. Allora, profondo cazzo direi, pronti via. Diamo un'occhiata al computer di bordo. Come pratica. Da non dimenticare di fare all'inizio di ogni live. Già! Grazie, Barba Brab. Avevo completamente rimosso la parte finale della scorsa live sul cannone orbitale. Abbiamo scoperto che su profondo cazzo il cannone orbitale utilizzato dai Nomai, anzi creato dai Nomai per lanciare una sonda dritta verso l'occhio dell'universo, ha finalmente raggiunto l'energia necessaria assorbita da Gemello Ceneri per lanciare la sua sonda, ma purtroppo lo fa in una direzione casuale. E infatti un utente ci ha detto che cambia direzione randomicamente a ogni risveglio. Good. E dobbiamo entrare nel vetro. Vogliamo farlo allora per chiudere quella zona lì, prima di cercare, grazie Alessio Pantaleone, prima di cercare l'isola della statua? Ma anche la terza capsula del cannone, quella che si stacca. Giusto, che tu avevi teorizzato essere caduta su profondo cazzo. Gigantesco. Incredibile come Chiara si rifiuti di chiamarlo profondo cazzo, stima. Stima perché, cioè, a questo punto ci vuole memoria per chiamarlo profondo gigantesco, perché non lo faccio mai, eppure lei imperterrita cerca di salvare la serietà di questa serie. Impossibile non fare giochi di parole oggi, sai? Non sono giochi di parole, sono allitterazioni, sono abbastanza brutte. Allora, non dobbiamo leggere altro che non sia effettivamente questa parte del computer di bordo, vero? Eh sì, abbiamo letto tutto. Ipsi dipsi. Ok. Allora, leggiamo Isola di Gabbro. Gabbro sta oziando su un'amaca. Amaca, vero? Vicino alla spiaggia dell'isola. Io da piccolo dicevo amaca. Gabbro ha scoperto una statua Nomai su un'altra isola. Quando gli occhi della statua si sono illuminati, Gabbro ha visto tutti i suoi ricordi passargli davanti agli occhi in un lampo. Gabbro dice di ricordare di aver perso la vita. Ha visto tutti i suoi ricordi passare davanti ai suoi occhi in un lampo, proprio come era successo con la statua. Sembrerebbe che Gabbro ed io siamo gli unici a essere consapevoli di essere in un anello temporale. Vi faccio una domanda, raga, e la faccio anche a Chiara, perché magari lei si ricorda. Ma quindi anche noi abbiamo visto i nostri ricordi quando la statua ci ha puntato gli occhi addosso? Yeah. È giusto, amaca? Come? Come, Emiliano, è giusto, amaca? Quindi ho sempre avuto ragione e mi sono corretto per sbaglio? Ragazzi, mi avete svoltato. Prosciutto. Sembrerebbe che Gabbro ed io siamo gli unici a essere consapevoli di essere un anello temporale. Ah no, ma aspetta, parlavano dei ricordi. Non parlavano di amaca. Come si dice?
Si direbbe amaca, ma comunque la ritrazione dell'accento è talmente tanto comune in italiano che alla fine... È accettato anche amaca. Sì. Ok, ok. Che cosa abbiamo visto allora? Ce lo ricordate, per favore? Vittoria, assolutamente senso seguire la live da adesso, non ti preoccupare, in 48 minuti abbiamo fatto intro. È giusto anche prosciutto. Che cosa abbiamo visto come ricordi? Perché lui dice di aver visto i suoi ricordi. E noi cosa abbiamo visto? Abbiamo esplorato i ricordi del PG protagonista? La prima volta? Ha tutto il tutorial e basta. Niente prima del tutorial. Ok, ok, grazie. Isola della statua? Lasciamola perdere. La leggiamo quando andiamo. Va bene? Grazie a Daraku della sub. Cannone orbitale lancia sonde. I detriti di una base spaziale non mai distrutta che orbitano attorno a profondo gigantesco. Ci sono tre possibili vie di accesso che si diramano dalla zona centrale. Il cannone orbitale lancia sonde è stato creato per localizzare la posizione precisa dell'occhio dell'universo. I Nomai hanno spinto le impostazioni dell'energia del cannone orbitale lancia sonde oltre i limiti per massimizzare le possibilità di individuare l'occhio dell'universo. Grazie a Sondo Channel che si abbona per il sesto mese. Buon proseguimento dal sondino. Io sto decollando. TVB, Saido, grazie. Cantiere. I Nomai su profondo gigantesco hanno utilizzato il cantiere per costruire il cannone orbitale lanciasonde. Modulo di controllo, che è quello che non ha subito danni. Di recente il modulo di controllo ha ricevuto una richiesta per il lancio di una sonda da parte del progetto Gemello Cenere. Il cannone venne allineato con una traiettoria della sonda selezionata casualmente. Il lancio della sonda venne effettuato con successo, ma durante le operazioni l'integrità strutturale del cannone è stata compromessa per via, aggiungo io, dell'overload. Ci sono danni rilevabili in molti dei suoi moduli, ma non quello di controllo, se non mi ricordo male. Quello di controllo era intatto. Modulo di lancio. C'è altro da esplorare qui. Il modulo di lancio è gravemente danneggiato, ma la sua pozza di proiezione sembra ancora intatta. C'è altro da esplorare perché dobbiamo recuperare dal modulo tracciamento sonda. No, non è vero, il tracciamento sonda è quello che dici tu. È quello che è caduto. Il lancio è quello col vetro rotto, quindi dobbiamo esplorarlo. Quello tracciamento, in teoria, secondo la supposizione di Chiara, che ha super senso, è stato attirato dalla fortissima gravità di profondo cazzo. Uno dei tre moduli del cannone orbitale lanciasonde. Il modulo di tracciamento sta ricevendo dei dati dalla sonda lanciata. Uno dei computer Nomai segnala il modulo tracciamento sonda come mancante. E visto che c'è un punto interrogativo, direi che lo possiamo trovare. Non lo vedremo altrimenti. Forse anche, come dice qualcuno in chat, non solo l'overload, ma anche l'anzianità del cannone orbitale ha contribuito alla sua rottura post-lancio. Che dici? Abissi oceanici. Ah, il nucleo. Gabbro dice che al di sotto della superficie dell'oceano c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare. Il fatto che ci sia un punto interrogativo forse presuppone la possibilità di interazione, di rimozione di queste correnti? Indagheremo. Per ora, obiettivo primario: finire il cannone orbitale lanciasonde. Modulo di lancio. Dobbiamo completare tutto quello che c'è al di sopra del cannone orbitale. Dopodiché ci lanciamo a profondo gigantesco verso l'isola della statua. E poi, se avanza tempo, anche la ricerca del modulo tracciamento sonda. Va bene? Let's go. Ok. Ho detto profondo gigantesco. Mi faccio schifo, ragazzi. Scusa. Oddio, sono un po'. Raga. Perché? È perché sono vicino al sole. No, perché ti fai schifo? Perché ho detto profondo gigantesco. Stiamo andando bene. No, ho detto profondo cazzo. Cosa cringi? Oh, eccoci. Anche la luna. Eh sì, ma tanto ormai abbiamo fatto. Allacciate le cinture, si va su profondo cazzo. Io comunque sto aspettando che iniziate a mettere la musica di fine loop alla fine dei vostri video.
a un minuto dalla fine del video. Idea geniale, Ferdi. Sì! Impossibile non farlo per sempre. Ciao, sì, Saido. Cazzo, e ciao, Chiara. Sì. Mi unisco ora alla live col palle al minimo dopo aver perso la partita. Nella vita, forse volevi dire della vita, Slay the Spire, gran gioco, se mi va di fare qualche bella sfida a bestemmiare. Ora tra un pianto e l'altro mi godo Outer Wilds. Buona life, grazie mille. Mantieni il velocity. Non posso fare pilota automatico su questo cazzetto. Allora, in teoria il vetro rotto è quello, vero? Però non buttare via la nave. Si dice parcheggiamola dove va parcheggiata. Ah. Però come faccio a sturzellarmi? Tanto ti puoi spingere in tutte e tre le direzioni. Quindi... Sì, però come giro? C'è un... Devi girare così. Ah, ecco così, esatto. Tenendo premuto LB. Perfetto. Giri così. Sapevo io. Scusate ragazzi, è che non è semplice atterrare. Vai. Ancora proviamo. Perfetto, bravissima. Comunque questa nave di merda passa da essere frustrante a essere divertentissima da guidare. Ok. Figo, sono proprio caduto nel buco. Mi sono... proiettato. È parcheggiato perfettamente. Laga din din din. Però non allora, puoi uscire da qua. Mi pare di sì, invece, no? Non l'avevamo fatto. No, il punto era passare dall'esterno per riuscire a entrare nella... Ah no, devi passare dalla terza capsula, che è completamente mancante. Esce sì, da lì. Giusto. Quindi vai nella 3. Nella 3, che è questa, ok. Tiki din din din. Attini. Cerchiamo di andare un pochino, ecco, meno decisi. Dobbiamo essere poi subito capaci di far manovra. Ora, qual è il capsulo? Destra o sinistra? Non l'ho sinceramente visto, provo ad andare io. Sinistra? Te la senti così? Io mi sentivo destra. A caso. Vediamo. Vabbè, finché vai pianino e non ti carichi di inerzia. Sì, dice alla fine se sbaglio. Girati subito. Dead a Pape, we do another one. Stai attento. Non è lei. Stai attento, ti stai allontanando troppo. C'hai ragione. No, è l'altra. No, invece è proprio, questa, c'avevi ragione. Dead a Pape, we do another one. Appena avete un attimo spostereste la cam, giusto? Allora se te ne occupi tu... Scusate, io mi sto super concentrando. Dead a Pape, we do another one. Se non sbaglio è questo il detto inglese famoso. Ok, ci siamo. Devo fare di nuovo. Dead a Pape, we do another one. Madonna, grande. Ragazzi, Saidonia, bravissimo oggi. Ok, di corsa a leggere. Di corsa a leggere, ok. Modulo 3. Modulo 3, qui. Vai. Che succede? Scrive qualcosa. Sì. Ok, prego. Mello, immagina Privet. Il modulo tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Tu sarai la prima a vederle. Stavano insieme loro due? E poi ce n'erano altri due. Sono onorata e terrificata al contempo. Non chiederai al cannone orbitale lanciasonde di usare talmente tanta energia da rompersi, vero? Quindi è principalmente l'overflow di energia, non tanto l'anzianità. Non temere, mia nervosa amica. Dobbiamo sparare solamente una sonda. Una volta che è partita, a chi importa se viene compromessa leggermente l'integrità strutturale del cannone orbitale lanciasonde, TM? A me interesserebbe perché non saremo in grado di ricevere i dati della nostra sonda se il modulo tracciamento sonda andasse distrutto. Che è esattamente che come succederà. Va. Però questo significa che in teoria, nonostante il lancio sia random, se troviamo il modulo tracciamento sonda scopriamo quantomeno dov'è, in quello specifico loop. Beh, ovvio. Cioè, non serve a niente, però.
No, no, che ne sai che non serve? Dici, invece magari riesce comunque a arrivare all'occhio? Il punto è... Mm. L'occhio dov'è? È quantico, è una domanda alla quale non so rispondere. Se la e sonda fosse in grado di raggiungerlo comunque, non sarebbe improbabile perché cambia posizione. Il sondino potrebbe essere casuale, inteso come a ogni loop lancia in un posto diverso perché l'occhio si trova in un posto diverso. Però credo che ci fosse proprio una modalità casuale. Sì, ma torna indietro, giù. Il modulo tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Vuol dire che prevedono che i dati lanciati, cioè trasmessi dalla sonda, permettano di conoscere le coordinate quindi dell'universo. Quindi loro non lo quindi sanno, la hai sonda ragione. Dovrebbe in qualche modo essere attirata dalla posizione dell'occhio dell'universo. Senza che loro possano predeterminare. Senza che loro possano impostarla a prescindere. Quindi dal loro punto di vista... Se no che cazzo di sonda è? C'hai ragione. È. Dal loro punto di vista è casuale perché loro non possono impostare la rotta manualmente, ma la sonda potrebbe essere che succede? È un po' basso il volume. È perché prima era altissima, quindi l'ho abbassato, ma in un momento in cui non c'era, era in un menu il no e problem. Quindi non c'era nessun tipo di audio. Dicevo, dal loro punto di vista è casuale, inteso come loro non possono dire, determinare okay, sonda vai a queste però cose ora che qua. Sappiamo che l'occhio dell'universo è quantico, hai ragione, non è detto che il fatto che cambi la direzione significhi che non riesci a percepirlo, quindi attenzione, concentrazione, so ritmo letto e velocità tutto. Credo di sì, l'ultimo, ok. Ok, e qua vedi il secondo. Non vedo il terzo dal secondo. Sì, perdonami, vedi il terzo. Quindi dal vedo dove è secondo. Finito. Vedo dove è finito. Sei dentro. C'è una statua. Profondo cazzo? Mm. Questo secondo te è profondo cazzo? Sembra proprio il nucleo. Porca di quella puttana, quanto cazzo sei smart oggi. Sono esattamente le scariche elettriche del sì. nucleo. E c'è pure una statua nomai. Con gli occhi aperti. Beh, oggi particolarmente. E c'è pure una statua nomai attiva. Ma tipo tu potevi una aspettarti roba una cosa del genere. Perché ti dice potevi aspettarti una cosa del genere perché ti dice che c'è questa corrente che ti impedisce di affondare. Probabilmente la sonda è sufficientemente pesante da... Il modulo tracciamento. Sì, perdonami, questo modulo qua è sufficientemente pesante da riuscire a superare anche questa corrente, poi anche perché cade sul pianeta tirata dalla gravità, e tu dovrai di conseguenza trovare un modo per superare questa corrente e per andarci. Poter entrare nel modulo. Sì, sì. Che è il motivo per il quale nella mappa delle idee questa parte era vicina. Mm-hmm. La parte della corrente era vicina alla sonda, perché in realtà è il modo per trovarla. Mm-hmm. Ok, quindi... Abbiamo scoperto dov'è, possiamo però portare questo treino nell'uno e sbloccare un altro dialogo ancora, e potremmo anche portare la pietra di proiezione 1 qui e sbloccarne un altro ancora, sei d'accordo? Si può? Penso proprio di sì, basta adesso prendere questo cesso e andare. Okay. Ora controlliamo che non ci sia altro. Girati. Quella pietra? C'è una pietra, guarda su. È la 1. Oh fuck, aspetta, prendiamo. Piano! No, lo ce l'ho. Grazie Tommy. Mallow, la mia metà migliore. Cassava ci sta inviando gli ultimi componenti del cannone. Presto, relativamente parlando, conosceremo l'esatta posizione dell'occhio. L'idea di contemplare la ricerca curiosa e affascinante dei nostri avi, di completare, perdonatemi, la ricerca curiosa e affascinante dei nostri avi fa aumentare la mia temperatura cardiaca, tesoro mio. Mi sa che questo l'abbiamo già letto, vero? Cassava mi ha detto che lui e la squadra del cantiere hanno determinato una impostazione energetica massima sopra la quale, sì, già letto. È quello dell'ignorare. Sì. Il e limite allora massimo. Non ti serve spostare le pietre? No, infatti. Questo ci dà una risposta, no. Se tu questo lo hai già letto di là, vuol dire che indipendentemente dal modulo. Aspetta, mi manca l'ossigeno.
Oh, c'era qui un punto in cui ossigenarsi? Forse il modulo 1 intatto. Il modulo 1 sicuro. Perché le piante non dovrebbero essere appassite. E andiamo. Rosso. Cosa? C'è stato un flash rosso. Credo siano gli scoppi di merda. Ah, ok. Di profondo cazzo. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Non abbiamo molto tempo, te lo dico. Sì. Volevo solo guardarmi quindi. Ecco, i dialoghi dipendono dalle pietre, non dalle lavagne. Io invece pensavo dipendessero dai muri. Ma a posto. Ok. Quindi abbiamo letto. E di là abbiamo letto. Ricordatemelo, il dialogo del 2, vero? Ma ne sono abbastanza sicuro. Che anche la pietra, diciamo, del 2, del modulo 2, è stata inserita perché è presente nel modulo 1, corretto? Comunque, ragazzi, perdonatemi. Quindi tu vorresti provare il 3. Allora, prendilo il 3 con il 3. Perché il 3 con l'1 in teoria non l'abbiamo combinato. Sì. Non è qua. È lì. È qui. Come il 3 con l'1 l'abbiamo. No, ma l'1 è di là. Ah, l'1 è di là. Sì, però in teoria. Prendi, tienitelo. Sì, in teoria non dovrebbe fare niente. Però sì. Intanto ce l'hai. Sì, senti, preoccupa. Ma dobbiamo... ci passi? No. Devi uscire dal vetro. Quella puttana, dovevamo muoverci 20 minuti fa. Pianino, in aria. Sì. Okay. Dove cazzo si entra? Vabbè, facciamo rimando alla nave. Esatto. Andiamo alla nave. Vai. Nave te la segna sotto. No. Cazzo. Vai. Piano, tutto dritto. Non ti preoccupare. I have this. Vai. Ce la puoi fare. Vai. Perfetto. Grande. Perché? Fammi prima rientrare. Facciamo così. Facciamo l'idrocarburo. Okay. E scendiamo. Ok. Non lo fare. Ok, ora posso. Cioè, vabbè. Poi potevi semplicemente cadere. Ehi. Piano. Why is it closed? Perché è chiuso? Perché ho aperto il portello di là? E allora come rientro? L'hai chiuso tu prima? In che modo? Sono un cretino allora. Ma in che modo l'hai chiuso? Ah, non lo so, ma ora siamo nella merda. Ok. Mi sono perso nel momento in cui l'hai chiuso. Hai girato di là, quindi devo entrare dal 3. Ok. Ok, che va bene. Ma perché, cioè, still, perché è chiusa? Che, qual è l'azione che hai fatto? Lì. Sì, l'ho visto. Entrando la porta si gira e bisogna aprire il portello nel airlock. Quando lo apri per entrare si chiude alle spalle. Ok, quindi automatico. Ah, quindi ci puoi entrare una volta sola e poi devi per forza uscire da qua. Right. Ok, questo è l'uno. Va quindi... bene. Already? Cioè, sono volati sti 20 minuti, ragazzi. Sì, ma perché stai andando di qua? Hai detto tu di usarmi l'uno. Ah, ok. Sì, questo è l'uno. Infatti c'ho gli altri. Sono persissimo. Ok. In teoria mischiano. Dice sempre la stessa cosa di prima. Ah, non dice niente. Ok. Mischialo alla proiezione qua. E in teoria ci dà sempre la stessa proiezione. Ci fa vedere la statua Nomai. E infatti. Portello chiuso, nucleo pieno. Ok. No indizi su come raggiungerla. Se non magari, non so, trovare una statua. Ci sono delle. Guardami. E questo è il 2. Niente. Che abbiamo appena visitato e che ha le piante che girano. Ok. Beh, rimetti un attimo il 3 al volo. Sì, assolutamente. Magari può avere qualche indizio in più su come raggiungerlo. Sì. Secondo me si raggiunge attraverso una statua, potrebbe essere. Vai. Ah, ci guardiamo alla fine del mondo da qua. Guarda intorno, cioè guarda fuori. Sì. Cioè, no, non guardare il tetto. Ci sono dei coralli tipo giganteschi. C'erano anche visibili dall'acqua. Di nuovo questa pioggia strana, profondo gigantesco. Leggete il log. Beh, pensavamo di farlo, ragazzi, non vi preoccupate. E invece no.
Basta log, logless run. Sembra il nucleo di Profondo. No, no, e lo diceva prima Chiara, lo è sicuramente. Lo è sicuramente. Io ci ero arrivata la volta scorsa che ero lì. Saido, ma dare un occhio al villaggio iniziale, no. Dopo Profondo cazzo. Sempre no. Che ne dite? Oh, ma siamo stati fermi un botto al villaggio, però per quello c'è finito il... Eh sì. Era la fine della scorsa live. Perché era la fine della scorsa live. Let's go. Shipless run, senza nave. Va bene. Andiamo, ragazzi. Legless run. Legless. Senza gambe. Cazzless. Saidonia deve sempre essere triviale, madonna. Oh. Ma ragazzi, siamo a 7848 sub. Cioè, quindi, meno 150... Alle 8.000 fatte in un mese, wow. Leggings run. Va bene. Allora, la shipless è una categoria di speedrun per Outer Wilds. Immagino, perché puoi comunque andarci, basta metterti la tuta. Ok, ce l'abbiamo. Modulo di lancio. Un nomai di nome Mellow sosteneva che non era importante che l'integrità strutturale del cannone fosse compromessa, vista la necessità di lanciare un'unica sonda. Prive, un altro nomai, o Privet, controbatté che se il modulo tracciamento sonda fosse stato danneggiato non sarebbero stati più in grado di ricevere i dati trasmessi dalla sonda. Modulo tracciamento sonda, vediamo se ci dice altro ora che abbiamo visto la proiezione. Certe persone sono riuscite ad andare shipless alla stazione solare. Che grandi cazzo. Wow. Uno dei tre moduli del cannone orbitale. Il nomai a bordo del modulo tracciamento sonda sarebbe stato il primo a conoscere le coordinate dell'occhio e l'universo, chiaro. Uno dei computer nomai segnala il modulo tracciamento come mancante. Ho visto il modulo tracciamento sonda tramite una pozza di proiezione dei nomai. A quanto pare si trova sott'acqua. Ho visto dell'energia elettrica di colore viola fuori dallo blocco. Quindi, insomma, qui se non sei chiara ti fa capire che ti fa capire che negli abissi oceanici. Ma il cantiere cosa dice? Cantiere diceva semplicemente che è stato costruito al cantiere di Profondo Gigantesco questo modulo. Quale cantiere? Me lo sono chiesto anch'io prima. Qui c'è un cantiere su Profondo Gigantesco. Eh sì, nel quale hanno fatto il cannone orbitale. Cioè più che il modulo. Ma sì. Poi cosa succede su gemello cenere? Quando inizia il loop. Che in teoria, come ti dicevo l'altra volta, le supernova che già esplodono e che Kert avverte danno abbastanza energia. Dobbiamo andare a vedere tutte le torri. Sì. Che sono quelle che danno energia al cannone. E che, se non sbaglio, vengono rivelate alla fine del loop, perché... Quindi nel momento in cui danno energia al cannone sono seppellite. Dalla sabbia, brava, sì. In teoria sì, strano. Vabbè, comunque, Profondo cazzo, signori. Una sideless run. Doritos con un biretto pure. Io vo piano piano su Profondo cazzo pure. Intanto mi fa il viaggetto. Tanto il viaggetto, insomma, andiamo a Profondo, vero? Non c'è altro da fare. Qui è tutto. Io voglio l'isola adesso. Cercare di capire come si fa ad arrivare al centro. E mentre cerchiamo di capirlo, esplorare l'isola. Anche perché c'è una statua lì dentro. No, dico, c'è una statua lì dentro, quindi magari le statue permettono anche i teleport. Ce n'era un'altra di statua ed era nella stazione solare, vero? Sì, sì, sì. La terza statua. Vero o no? Che uomo viziato. Lo sono, ragazzi, lo sono. Ma le birre sono naturalmente quelle che ci avete regato voi. Sono le sip, che in realtà non sono solo sip, ma sono anche le altre birre del birrificio d'arte. Yes. Run Doritoless, andiamo. Allora, dammi solo... Cazzo, ma quello è un Dorito, ciao. 30 secondi, ho una gamba addormentata. Non preoccuparti. Ragazzi, anche voi avete le gambe che si addormentano in drammaticamente poco tempo. Anzianità. Lo so. Ok. Autopilot. Sì, sempre. Sì, ok, condiviso. Va bene. Sì, le odio, no? Per fortuna le mie gambe sono meravigliose. Ma io penso di dover... Minchia, mentre cago anch'io, Valerio. Minimo. Vabbè, ok, ma lì ci stai un tempo sufficiente che ha senso. Si dice invece adesso. A me capita veramente in troppo poco tempo. Grazie, che Matteo. Mi si addormentino le gambe. Un sabato alle 50. Dovrei capire se c'ho qualche problema di circolazione. Ah.
Fai fast che sono arrivato, Dopo vi spieghiamo l'etimo di fai fast sega, che in realtà è risolve fast sega. Importante, è un'origine importante. Anzi, ve lo spiego io mentre Chiara non c'è, così vi racconto le storie. Ma è questa? No, qui c'è Gabbro. Qui c'è il Gabbro, vero? Lui, Duglins, Attini, Floffy, Clank. Sì, qui c'è Gabbro. Allora, vi racconto la storia di Risolvi Fast Sega. Praticamente, io giocavo spesso a WoW e io e Chiara eravamo nella stessa gilda, ok? Ci chiamavamo i Survivors. Metto in pausa così non passa il tempo e non sentiamo il pininininin. Eravamo in questa gilda e... tranquillo, Bliss Gang, me ne sono ricordato. Serenità. Eravamo in questa gilda e raidavamo. In realtà raidavo solo io. Chiara non se la sentiva di raidare, quindi faceva attività diverse, anche perché Warcraft è un gioco che puoi vivere sia giocando competitive PvP, sia giocando competitive PvE, sia facendoti i cazzi tuoi, trovando i pet rari, facendo gli achievement, le mount. È veramente poliedrico. Non so se tuttora è vivibile così, probabilmente sì. Sicuramente lo era all'epoca. E avevamo questo guildmaster simpaticissimo che si chiamava Davide, si chiama Davide, è ancora tra noi fortunatamente, che aveva un druido, se non mi ricordo male era un druido, e pur essendo guildmaster non era assolutamente il raidmaster, affidava il compito di raidmaster ad altre persone più capaci di lui a elaborare strategie corali contro i boss, perché lui era semplicemente un giocatore, anche piuttosto bravo, però non aveva nessuna voglia di dirigere l'intero team. Faccio un passo indietro, per chi non lo sapesse, Warcraft, se giocato competitivamente PvE, e all'epoca giocavamo pesantemente competitivamente PvE, richiede una coordinazione tra i membri del raid, soprattutto se giochi a 25 persone, importante. Cioè tutti devono fare la stessa cosa nello stesso momento, evitare bene le spell dei boss, tirare i cooldown sinergici per fare in modo che i DPS facciano tanto danno, che i tank non muoiano, eccetera, eccetera. E il Raidmaster è colui che si occupa di chiamare le varie spell. Quindi, sciamano, tira il Bloodlust perché così facciamo un botto di danno. Ok, adesso il tank deve tirarsi lo scudo, ok? L'unico contributo di Davide era... Ragazzi, anzi, questo non è Davide, questo è un giocatore random. Ragazzi, c'ho ancora la spell in cooldown, non posso. E risolvi fast, sega! Questo era tutto quello che Davide era in grado di dire durante una fight. Tutto il resto doveva essere fatto intelligentemente dal raid leader. Sì, da Dario. E quindi ci faceva morire perché il suo contributo era questo, cioè... C'erano cose tendenzialmente irrisolvibili. Come fai a tirare una spell che è in cooldown? Non puoi. Però per lui era risolvi fast, sega. Cioè, sega era sempre importante in fondo, perché dovevi sentirti una merda non riuscire a fare quella cosa quando andava fatta. E quindi bellissimo. Beh, si gestiva il morale delle truppe, però in discesa in realtà, quindi male. Questa è la storia di risolvi fast, sega. E Chiara è tornata. Cosa c'è? Cavatacchi di qua. Non c'è più cosa in studio. Non credo. Un'altra chiacchiera con Gabbro e la possiamo fare, ma io ora voglio cercare l'isola. Grazie Dragomat della sub, grazie Parco Andrea. Eccoci qua a fine estate, sempre con il stadio nazionale, con la chiaretta internazionale. Grazie. Alla Murigno, bravi. Sì. Oh Dallio, tu sei impazzito, 25 sub. Ma si vogliono fare stasera le 8k, quindi. grazie Dallio, grazie, mi fa piacere che voi vogliate fare le 8k tanto quanto noi, grazie. Allora scegli, sì, fra la limited birra nera e la session pale ale, la palle alle. Ok, allora questa roba qui sicuramente non è l'isola, quindi fanculo. Cos'è? La nave di...
È la nave di Gabbro. Ma è sott'acqua? È un sottomarino? No, no, è semplicemente sott'acqua, cioè è finita in acqua. Ci puoi entrare? Probabilmente da sott'acqua. Dai. Aspetta, aspetta, prima cerchiamo l'isola. L'hai trovata! Prima cerchiamo l'isola. Ho capito, l'isola sta ferma. Ho capito. Ma devo lasciare la nave allora? No. Cazzo sta st'isola? Riggs. Allora, questa è l'isola d'atterraggio. Decisamente non quella nomai delle statue, no? Che cos'è? Chi te lo dice? Non l'abbiamo visto. Ne parlavamo in spiaggia. Beh, vabbè. No! Ciao! Ah, oddio, magari l'isola quando le sono arrivato vicino. Non Cristo di Cristo. Ma si trova in testa? Non credo. Sarebbe incredibile, ma non credo. Ho visto un'isola partire. Non credo fosse quella. Io ho bisogno di... è tipo Guinness. Ok, quella è tornata. Bella lì. Io però ne ho vista un'altra cadere. Eccola, eccola, eccola. Questa che cos'è? Ma è quella di Gabbro questa? È quella di Gabbro? No. Sì, guardalo lì. E quella? Quella che è? È quella, la spiaggia. No, ma ridaglie. Ma è facci, provaci. Va bene. L'abbiamo vista. No, c'è. E allora? L'ho già fatto in realtà, perché scusa. L'ho fatto con palle alle. Non la so già. Ragazzi, dovete imparare l'arte della pazienza. Ci parliamo con Gabbro. Quando lo vogliamo fa. Oh, credo di aver intuito che Gabbro abbia altri dialoghi per noi dal fatto che tutti quanti, un po' come la nonna che ti fa il regalo a Natale e ti vuole fare la sorpresa, avete detto: ma parlassimo con Gabbro? Così, ma ma parlassimo con Gabbro, Reghez? Reghez, lo dio sì, ma parlassimo con Gabbro? Abbiamo capito. Non preoccupate. Però prima vogliamo esplorare le isole. Allora, parla un Gabbro fast sega. Bravissimi, avete capito il senso. Oh, il simbolo della torre, in teoria, che dovrebbe ricordare un ciclone. E dov'è la torre? Intanto abbiamo un gemello pergamena. Ah, è un altro modellino del cannone. Proprio olografico, proprio come quello che c'è sul cannone. Intanto abbiamo una pergamena. È sopra di qua. Ah, c'era, l'hai visto? Sì. Oh, that's it. Godiamoci. Cassava dice: ecco, abbiamo completato la costruzione del modulo finale del cannone orbitale lanciasonde. Quindi questo è il cantiere. Eccolo qua. Volevi il cantiere? Hai eccolo cerchi, qua. Hai a quella struttura ad archi. Che ci infilavano dentro il cannone. Ci stavano costruendo il cannone. E siamo pronti a mandarlo in orbita intorno a profondo gigantesco per la fase di assemblaggio. Quindi qui l'hanno costruito pezzo per pezzo. L'avrebbero poi assemblato in orbita come hanno fatto. Cassava continua. Il nostro prossimo passo sarà mandare Privé sul cannone orbitale lanciasonde a installare il sistema di tracciamento della sonda. A tutti i miei amici, sempre Cassava, dice: presenti qui nel cantiere, avete la mia gratitudine per il vostro lavoro instancabile. Avevo perso le speranze, ma credo davvero che questo cannone possa davvero riuscire lì dove altri tentativi hanno fallito. Stai forse diventando sdolcinato, tesoro.
Quello che hai detto mi rende felice, ma non è da te. Se sono Melenzo, la metà di Mello e Avens quando sono insieme, Daz, ti autorizzo a lanciarmi dal cannone orbitale lanciasonde. Inumai sono dei cazzo di Chad. Ops. Se conosco mio fratello, dice Daz, Avens e la sua consorte vollano lanciare la sonda con tutta la potenza possibile. Quindi effettivamente l'avevano dato per scontato? Il sovraccarico? Perché ci facevano una battuta gli altri due. Sono preoccupato che il cannone possa rompersi per la troppa sollecitazione. Propongo di impostare la potenza leggermente al di sotto del massimo senza dirlo ad Avens e Mallo. Così avremo margine per contenere il loro entusiasmo. Ok, ok, quindi avevano fatto l'uno il counter pick per l'altro. Cassava e Daz sono carinissimi e gay. Perché sono entrambi dello stesso sesso? Non me ne sono accorto. Impossibile capire i sessi. Anche perché sono abbastanza sicura che la traduzione italiana ogni tanto sbagli il genere. Cioè, ci è già successo, magari non con questi ultimi avevo personaggi. Avevo avuto la percezione che però fossero maschio e femmina questi. Però ci è già successo sicuro all'inizio del gioco di leggere dei primissimi nomi che abbiamo letto, prima con attributi maschili e poi femminili. E quindi ho cominciato a farci davvero confusione. Difficile a riuscire a capire bene. I nomi sono genere, di temporanea sono... I nomi sono genere, di temporanea sono genere. Sì, questo lo sapevamo. Dico che la traduzione italiana secondo me ogni tanto misgendera e quindi è difficile riuscire a ricordarsi chi è maschio e chi è femmina. In inglese entrambi maschi, è fantastico. Allora, secondo me possiamo scoprire cose qui, quindi vabbè, assolutamente. Al di là della nostra... Ok, questi non portano nulla. Al di là della nostra pergamena, qui qualcuno ci ha salutato. Beh, anche lì. C'è ragione. Saranno una coppia, ovvero sappiamo anche quale. Sono Daz e Cassava. No, Cassava stava sulla stazione. Sono Avens e... No, Cassava sta a parlare. No, leggi sotto. Siccano... Ah no, No. Allora Avens sono e Mello, Avens e Mello che stanno lassù. Okay. E qui si sono Daz e... Cassava. No, aspetta, sono tre. Qui sono due. Allora sono tre. Qualcun altro ancora. Grazie alla chitarra che si abbona per un anno insieme. 12 mesi come il mio numero preferito, che però si leggono anche un anno. Ma... Grazie mille. Ah, Privet anche questo. Ah, è Privet, ecco. Che però è sempre su. No, sempre qua. Ah, allora ecco perché sono morti i tre. Ci torna. E... Cassava, Daz e Privet. Una passeggiata. Non ho capito. Fatti una passeggiata. Sì. Corre. Errore e finisco al loop. Allora, c'è anche un contromuro lì, però. Sì, veramente. Un altro? Vabbè, alla fine l'ho detto anche nel dialogo, sono tanti i nomai che hanno lavorato a questa roba indipendente. Sì, in teoria ti tiene fermo. Fallo. Sì? Prima ancora di esplorare questo? Fallo. Subito in acqua prima ancora di esplorare il resto di questa pedana. Il mind del fucco proprio. Girati fermo. Girati verso sinistra. Guarda in giù. Semplicemente sotto. Ora sei allineato giusto. Però in questo modo puoi passare dall'altro lato. Giusto. Perché era spezzato. Perché qui è rotto. Sì, e penso che con un salto con la gravità che c'è finiremo in acqua e basta. Facciamo il let's go. Un po' paura di questo salto, ma in teoria è quello? Lo vedi poi dall'altro lato. Ah, ok. Una pietra proiezione di o no? È tornato. Vabbè, sono per andare nello spazio? Sì. E secondo me questa roba è utile per raggiungere un pezzo che altrimenti sarebbe irraggiungibile, lo sai? Però cerca tipo di appiccicare. Si attivano? Sì. Che vuol dire?
E ora è sott'acqua e si disattiva. E ora si attiva di nuovo? No, no, no. Solo nello spazio. E questa parte qui. Ah, qui c'è la pietra di proiezione della 1. Ah, infatti ci eravamo proiettati al contrario, vedevamo esattamente questo. Me lo ricordo. Che non sapevamo cosa fosse, sì, 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 sì. Me lo ricordo, sì. Ah, vabbè, allora semplicemente dall'altro lato. No, aspetta, cos'è che c'era? E qui? La pietra che hai trovato di là che però non hai preso. Minchia, quanta cazzo di c'è? 10 minuti e 39 secondi fa, sonda a lungo raggio lanciata dal cannone orbitale, l'avevamo già visto. Questo invece no, però, vai. A te. No, non l'avevamo visto. No, questo no. Ma neanche per l'altro. Forse no. Quando l'abbiamo visto, scusa. La proiezione. Cassava, ho brutte notizie, Avens. Yarrow dice che c'è stato un problema con la fonte energetica proposta. Quindi il cannone orbitale lancia sole e non avrebbe fatto fuoco. Il sole? La stazione solare che non ha fatto abbastanza energia con la sonda lanciata dentro. Momento non nel quale no. Partirà probabilmente il progetto Gemello Ceneri. No, no, stai scambiando le cose, cioè. La sonda della stazione solare non funziona, quindi fanno partire il progetto Gemello Cenere, che dà energia al cannone orbitale lanciasonde TM. Quindi non puoi dire che la fonte energetica proposta che non ha funzionato con il cannone orbitale lanciasonde sia il sondino del sole, perché è già successo. Altrimenti non abbiamo esisterebbe già, il cannone orbitale. Abbiamo già la conferma che il cannone orbitale lanciasonde abbia sempre solo avuto come fonte energetica proposta Gemello Ceneri. Non me lo ricordo. Sappiamo che Gemello Ceneri è un progetto che parte dopo il fallimento della stazione solare. Giusto. Non sappiamo se il cannone avesse un'altra fonte. Giusto. Un'altra fonte energetica oltre a progetto Gemello Ceneri. Però sicuramente progetto Gemello Ceneri viene fuori post fallimento stazione solare. Sì, sì, sì. Loro dicono no, 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 il sondino del sole è l'ultima cosa che succede. Lo dicono. Se vi ricordate, dopo che la stazione fallisce parlano della cometa. Oddio, aspetta, sì, avete ragione, certo, chiaro, vanno nell'intruso e poi muoiono in Omai. Sì, sì, hanno ragione loro. Corretto, corretto, bravi, giusto, giusto. Ma il progetto l'attimo dopo. Ma il sondino, una volta che fallisce, una volta che fallisce il sondino, vanno a cercare nell'intruso. Nell'intruso trovano la capsula della materia ectoplasmatica e muoiono. Quindi sì, hanno ragione. La cometa è dopo la stazione solare, quindi l'ordine cronologico in teoria è cannone con progetto Gemello Ceneri, fallimento stazione solare, fallimento intruso morte. La stazione serviva proprio per alimentare il progetto. Ok, quindi ci avevo dato inizialmente io prima con la supposizione, ma avevo scambiato l'ordine cronologico. Chiarissimo. Sì, sì, sì. La stazione non serviva per alimentare il progetto Gemello Cenere? Sì, se non mi sbaglio, sì. Se non mi sbaglio, sì. Quindi il primo motivo per cui fallisce no, è perché no, non c'è no, proprio no, la stazione. No, no. Prego. No, c'era di mezzo l'esperimento del buco bianco che ci stiamo dimenticando. Buco bianco. Perché? Buco bianco non c'entra semplicemente con le torri. Allora, io sono mi confuso. Io mi ero segnata che l'esperimento di buco bianco viene ricreato inserendo qualcosa in un buco nero e facendo uscire da un buco bianco. Mm-hmm. Serve per riprodurre una quantità negativa di tempo che passa tra il momento in cui entri e quello in cui esci. Nella timeline di Pi avevamo ricostruito che prima scoprono il funzionamento di buco bianco, poi fanno il laboratorio ad alta energia, sì, poi fanno la stazione solare e poi succede l'intruso. Poi mi ero scritta che l'esperimento è creare l'intervallo di 22 minuti, ma non sanno come procurarsi l'energia necessaria, mm-hmm, di conseguenza nasce il progetto Gemello Cenere. Cioè che in realtà la cintura di torri di Gemello Cenere dia l'energia a questo cannone, una cosa che noi abbiamo aggiunto all'equazione in maniera relativamente recente, perché inizialmente la nascita del progetto Gemello Cenere noi l'avevamo legata al fatto che non erano riusciti ad avere abbastanza energia per ricreare uno spostamento di tempo negativo sufficientemente ampio. Rischio troppo gli spoiler, evitate la chat, fidatevi, ok? Ok, continua allora solo tu, non vi leggo. Sono in pari.
quindi l'ordine cronologico è progetto stazione del buco bianco, gemello ceneri, stazione solare e in ultimo intruso morte. No, perché il laboratorio di energia è gemello brace. E quindi? Secondo me, allora facciamo così, leggeremo il log, ok? Leggeremo il log. Non ci stiamo a buttare in un ginepraio quando il log può tranquillamente riassumerci questa parte. Però stiamo attenti. Stiamo attenti. E ovviamente noi quando abbiamo visitato la stazione solare sapevamo la sega. Ma infatti non è quello, non è tanto non averlo giocato continuativamente e basta. È anche proprio non riuscire a rapportare qualcosa che abbiamo letto un mese fa con qualcosa che abbiamo scoperto ora e che ci avrebbe permesso di codificare quello scoperto un mese fa in maniera totalmente differente. Leggeremo il log. Leggeremo il log. Intanto andiamo avanti. Cassava. Temo di no, amico mio. Loro sono certi di riuscire a risolvere il problema, quindi il cannone orbitale lanciasonde per ora è fermo a tempo indeterminato. Non ne sono certi. Non sono certi, perdonami. Dia a Privet e Mallow di tornare dal cannone. E infatti avevamo letto il dialogo speculare di là. La mia sposa e io rimarremo al cantiere per il momento. Un aggiornamento, io e Mallow ci uniremo a te, Daz. Privet è andata a trovare suo fratello. Teme che Idea, ma questo l'avevamo già letto, possa sentirsi in qualche modo responsabile. Me lo ricordo questo dialogo. Forse l'abbiamo letto dalla proiezione, è possibile. Me lo ricordo, raga, questo dialogo. Sono abbastanza sicuro di averlo già letto. Vabbè. Ecco, era già stato letto. Ma da dove? Dalla proiezione? I moduli. È uno schema del cannone. Vabbè. L'avete letto? Sì. Letto sul cannone anche questo. Ok, perfetto. Però quindi c'era un dialogo. Dalla proiezione. No, forse sai cosa? È che tanto la pietra è sempre del modulo 1. E c'è una pietra identica anche lì. Se il cannone non spara perché non ha le coordinate, mi sembrava di sentire la musica. Come fa a reperirle all'inizio del loop? Infatti in teoria potrebbe non averle reperite, Fe. Potrebbe sparare a caso. Oppure potrebbe averle reperite per qualcosa che ci manca. E se questo è vero, allora Chiara ha ragione. Nel modulo troviamo effettivamente la posizione dell'occhio. La coppia di pietre è la stessa. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, di questo posto... Manca dobbiamo prendere la pietra. C'era la pietra con... Vai, fai il giro. Quindi vado qua, sì. E poi vado dall'altra parte. C'è una pietra da mettere dentro la cosa di proiezione. Sì. Che non mi ricordo più. Ti escuccio. Una pietra presa da dove? Da di qua? Continua ad andare a sinistra. Vai, fai il giro. No, dove qui è rotto. Al contrario. Perché devi passare sott'acqua? Perché... Allora aspetta, arrivato di là. Non c'è nessun problema. Sì, e questi viene... si attiveranno una volta che sei in orbita. Nello spazio potrebbero. Allora te prendilo qua. Sì. Vai sott'acqua. Sì. Vado subito. Da questo primo anello tanto è uguale, no? Sì. Dimmi tu sta merda. Dove sono? Ah, lì. È proprio figo, sono d'accordo, questo pianeta. È meno ansiogeno di vuoto fragile. Vuoto fragile mi metteva veramente agitazione. Mentre questo è più metodico. Vado qua, ho capito come funziona. Secondo me spara a caso, speriamo di no, raga. Speriamo che ci avvicini all'occhio. Sinceramente. Ok. Secondo me spara a caso. Ma gli hanno messo dentro. Vedi che questa la dobbiamo leggere. Qua intorno non c'è nient'altro? Ci guardo, ma non mi sembra. No, qui non vedi, scopiti. Qui? Sono semplicemente piattaforme. Questo era stato il mio primo pianeta in Eclipse, ma tu pensa. No, invece a me spaventava troppo all'inizio. Ok. Arrivato dentro, faccio sì. Una vaschetta dentro. Però aspetta, no? E poi mi devo collegare da sopra. Mi conviene fare da qua. Dove vuoi? Basta che torni dall'altro lato. Mi conviene da qua. Sì, è giusto, con questa pietra qua noi facciamo un leggino extra, perché non abbiamo sta coppia di pietre. Anche per me primo pianeta.
Chissà come mai l'avete scelto. A me incuteva un sacco di timore, perché era tutto quanto acquatico, grosso, gigantesco, con le esplosioni. Mi sentivo impreparato. Dicevo, secondo me è casuale, nel senso che... Non devo andare qua. Il lancio della sonda è casuale, nel senso che non ha delle coordinate specifiche inserite, ma ci deve essere qualcosa dentro la sonda che è in grado di attirarla verso l'occhio dell'universo. Indipendentemente dalle coordinate. Esatto, di conseguenza a quel punto puoi mandare i propri dati al modulo di tracciamento e dunque permettere al modulo di tracciamento di avere le coordinate. Cassava dice, io conosco noi e Dazio stavamo sollevando... C'è l'acqua sul casco. Sollevando in orbita dei componenti per assemblare il cannone orbitale e lancia sonde TM. E uno di questi è sprofondato sotto. Perfetto, la corrente. Cristo Dio. Scopriamo come arrivarci. Da Conoi, avresti dovuto vederlo. Pensavamo fosse impossibile che dei componenti del cannone scendessero anche solo in parte sotto la corrente. Invece il nostro è precipitato fino al nucleo. Cassava mi ha convinto a non provare a ricreare il fenomeno usando altri componenti del cannone, ma noi eravamo curiosi di capire cosa era accaduto. Come ha potuto qualcosa attraversare la corrente? Wink, wink. Hai la... no? Scusa, mi sono allontanato. Hai la mia gratitudine per aver posto questa interessante domanda. Che emozione. Spire ha costruito un modello di profondo gigantesco qui, all'osservatorio sud di Vuoto Fragile, che noi non abbiamo ancora visitato. Cristo! E così possiamo spiegare come un oggetto... E vaffanculo! ...può scendere sotto la corrente. E per arrivare all'osservatorio dobbiamo andare... nella nave della luna quantica, no, nella nave della luna quantica di Vuoto Fragile, richiamarla. Ti ricordi? Dobbiamo andare nella luna quantica versione Vuoto Fragile, salire sulla nave di Solanum, richiamarla al cannone gravitazionale e lì c'è la strada per l'osservatorio. Vero? Ma se tu sali dentro la nave mentre sei sulla luna quantica... Poi sei sulla luna quantica. No, se la richiami sei su Vuoto Fragile. Se la richiami non sei sulla luna quantica, non puoi essere in due posti contemporaneamente. Infatti dobbiamo andare a Vuoto Fragile. Ma non devi andare sulla luna quantica. Devi andare semplicemente al cannone. E ma non ci puoi richiamare arrivare, la nave. Ok, non guardare la chat perché questo è il momento in cui qualcuno ti dirà come si risolve questa cosa. Non guardare la chat. Ah, ok. Va bene. Il ping. Dicevo, se tu sei sulla luna quantica, ok, dentro la nave della luna quantica, sì, non puoi contemporaneamente chiamare la nave sul cannone, perché se la fai partire poi rientri dal polo sud della luna quantica, l'abbiamo già visto. No, ma se tu richiami la nave di Solanum finisci. Ci ma siamo se richiami la nave non sei sulla luna. E infatti non sei, vogliamo essere cannone, sulla luna. Tu hai detto devi andare sulla luna. No, devi andare nel cannone. Se no, tu arrivi al cannone e gli dici richiama la nave. No, io vado sulla luna quantica, richiamo la nave sulla luna dalla luna quantica verso Vuoto Fragile e siamo all'osservatorio. La nave la richiami dal cannone. No, la nave la richiami dalla nave. La nave la plancia di comando della nave. Hai su, destra, sinistra. Giù. Se la mandi giù fa... Ma la richiami anche dal cannone. C'è l'opzione per richiamarla, sì, e ti fa così. Ma e se non sbaglio l'osservatorio non riuscivamo a trovarlo da Vuoto Fragile. Ok, questo è un altro discorso. Il punto è per quale motivo. Vabbè, allora proviamo a prenderla da Vuoto Fragile. Proviamo a prendere la Vuoto Fragile. Forse mi sbaglio io, ragazzi. C'è un gigantesco controller con una palla che se tu orienti verso una direzione che non ricordo se è sinistra o destra, corrisponde a richiama la nave. Va bene, va bene. Raga, ci guiderà Chiara verso l'osservatorio, io non mi ricordo come si raggiunge. No, neanche io so come si raggiunge, non so per quale motivo hai citato la navetta della luna quantica. Perché ci siamo arrivati così, se non mi ricordo male, ma... Ma ne abbiamo mai visto l'osservatorio? Abbiamo trovato il cartello per l'osservatorio richiamando la nave dalla luna quantica. Andremo sulle luna. Non è mai successa questa cosa, amici. Sono quantici, hanno ragione entrambi. Non è mai successo quello che sto dicendo io. No, il log ci stiamo ripetendo di leggere. Sapere... È la run logless questo, l'abbiamo detto all'inizio. Ok, voglio solo sapere... Ok, è successo, ok.
Ok, non sono pazzo. Ok, posso. Ok. Vediamo se c'è un modo più funzionale rispetto alla luna quantica. Io non penso che tu debba passarci dalla luna quantica, anche perché mi pare che qualcuno a un certo punto, non so chi e non so quando, abbia detto che per arrivarci devi passare da su. Mi dicono che abbiamo ragione tutti e due. Ok, a posto, quindi... Ok, secondo me la tua versione è molto più macchinosa. Ok. Conoi, non riesco a capire la risposta guardando attraverso la pozza della proiezione. Se vengo all'osservatorio potresti spiegarmela? Se non ti dispiace fare il viaggio fin sotto la superficie del polo sud, sarei felicissimo di vederti. Ah, ce lo stanno spiegando, ok. Ci sono due sentieri. Uno parte dal mancanza di localizzazione Brittle Hollow Gravity Cannon. No! Ma Cristo! Ma è esattamente la nostra discussione! Ci sta dicendo... Sono le due strade delle quali stavamo parlando. Ok, pari o dispari. Questo è non leggere tutti i dialoghi prima di mettersi a discutere all'ennesima potenza proprio. Pari o dispari? Dispari. E buttiamo le giù. 3 e 2 vaffanculo. Quindi l'altra strada è dai teleport della torre della conoscenza quantica, quella che raggiungevamo solamente dalla stazione Buco Bianco. Quindi dobbiamo prendere quei teleport tondi e ci mandano a fanculo. Però mi sa che dobbiamo farlo subito prima che si smontino. Che mi ricordo una volta l'avevamo fatto e si erano fermati a mezzo. 3 e 2 vaffanculo. Momento Saidoni. Sì. Bene, vabbè, divertente. Allora, ok. Non è finita però la situa qui. Ok, perfetto. Attento. Cosa fa? Mi ci metto? Sì. Però fa e basta. Però poi non peuenga più niente. Mi sa che credo che possa essere una roba che evita che tu te ne vada a fanculo. Ma certo. In caso di tornado. Yeah. Bravo. Perché questa pavimentazione qua non è magnetica. E quindi se tu non sei sopra i cerchi, che in teoria dovrebbero tenere anche a gravità zero, rischi di andartene in giro per lo spazio. Ma se sei lì, sei a posto. Assolutamente senso. Altra isola. Mi ha fatto qua. Aspetta, a meno che non ci sia sopra qualcosa, non credo. No. Un cazzo proprio. No. Les Gauss. Non quelli del buco bianco conoscenza quantica. Non era quella la torre della conoscenza quantica, ragazzi. Non era quella che si raggiungeva attraverso il buco bianco. Solo attraverso il buco bianco perché era rotta la pedana. Non era quella. Sai dove la pietra? Che la pietra ossa. Cosa? Non abbiamo via. Ah, ok, la proiezione. Ok, arrivo. Ah, è vero. Sì, giusto. L'abbiamo raccolta e poi non ci abbiamo fatto la proiezione. È questa, no? È questa, no, zona. Sta andando all'altro lato. È lì. Holy fuck. Pazzi. Anche io, pazzi. Sai dove le palle. Ok. Il proiezio. È perché siamo finiti in mezzo allo spazio e me ne ero dimenticato. Ma questo è l'osservatorio. I tornadi, una pergam, la pietra di proiezione equivalente, una lavagnetta. Ma quei tornadi sono olografici, tipo la riproduzione della stazione, del cannone orbitale spaziale, bellissimo, incredibile. TM, credo di sì. Guarda che sta arrivando una meteora rossa della luna gas. Aspetta, colpisce un salone. Penso fra. Immagini. Aspetta. No.
colpire su sotto. E da qua in teoria l'ingresso dove dovrebbe essere? Eccolo, da qua. Quindi ci dovrebbe essere un sentiero ghiacciato sotto, oppure lo diceva anche nel dialogo, da sopra, da qua. Sì, il punto è, noi stiamo cercando una strada, perché in teoria quella strada là è bloccata, quella lì, no? Vedi, sì, che c'è una strada che sale, ma tu non ci puoi accedere, o forse è semplicemente un andare al piano superiore una volta che sei già dentro. Mentre da quel teletrasporto lì, quindi dobbiamo cercare un teletrasporto che va in alto, sì, e poi forse basta. Sì, vai. No, siamo a meno 11, sabato alle 7.09. Cadiamo nel buco nero di vuoto fragile. Sicuro, cioè, ma non è ma la seconda risposta. No, abbiamo imparata. Esatto, bravissima. Allora, ok, io comunque questo loop lo finirei qua, non certo manchi molto. Io cercherei l'isola delle statue. Mm-hmm. Anche perché dovrebbe essere, grazie a Verzien che si abbona per il 33esimo mese, dica 33. Oddio no, però adesso sarebbe figo io seguire il flow del cannone. Vedere la navicella, cioè. Non di gabbio. Ah, sì, però dico, sei d'accordo in questo momento nel seguire il flow della storia di questa e cercare il modulo che manca, sì, certo, di sì, questa nave, anziché l'isola, perché ora che sappiamo che sono scollegate le due cose, assolutamente, però fino a che non c'è la musica adesso continuiamo tutto il tanto. La proposta, sì, sarà dentro un tornado st'isola, non mai pazza. Nick Michele, grazie delle 10 sabbi regalo. Oddio, e si gode. 7.009, raga, meno 100 alle 8K leggendarie. Grazie mille. Ma tu puoi andare sotto? Vi giuro, ci provo. Vi giuro, ragazzi, che proverò a non cadere solo per voi che avete votato credendo in me. Tanto sta giusto. Ok. Resisto. Wow. Vomito. Però ok, resistiamo, non si rompe la nave. Questa ok, no, è semplicemente molto meno violento di quanto potesse sembrare. Corretto. Almeno i tornadi piccoli. Questo secondo me non ci puoi passare attraverso e devi capire che ci devi entrare bucando l'atmosfera e basta. Qua è dove c'è la torre. Ma aspetta, allora non è questa la torre della conoscenza quanti. Però la torre non è su un voto fragile. Non ti diceva che ci passavi comunque da un voto fragile. O c'è un teleport qua? O c'è un teleport qua. Entraci. Entriamoci. Da sopra. Sì. Oh, ma c'è un omino, un ognometto dentro questo che gioco fa? Che pigia il tasto appena fai delle conclusioni sensate. Grazie Lore, oggi è un giorno bellissimo, sono uscite nuove host Icos su Spotify. Comunque buonasera, grazie. Ma no, forse è la torre di vuoto fragile. Ah, ma da sopra e basta. Vai su di culo e poi giù. Sì, che sono stupido. Sì, ok, è la torre, mi dicono dalla chat, ok. Proviamoci. Proviamo a trovare sta cazzo di spiaggia delle statue che non sono stato in grado di trovare. Quelle Kert. C'è Gabbro. Gabbro posting a sto punto. Manca troppo poco per trovare l'isola. Se anche la trovassimo. Sei d'accordo? Mm-hmm. Credi che sia ora della musica? Credo che sia ora della musica. Pedala, bro. Ehi, compare di anelli temporali, una giornata magnifica, eh? Aspetta, l'avevo già usato, che succede? Come fai a mantenere la calma nonostante il rischio di ripetute morti imminenti? Un bel respiro profondo. No, davvero, sto meditando. Vuoi che ti insegni a farlo? Il prossimo anello arriverà prima ancora che tu te ne accorga. Certo, perché no? Ok, chiudi gli occhi. Wow! Bellissimo! Abbiamo scritto un film.
quindi hai la possibilità di morire con lui mentre chiudiamo gli occhi. Io comunque almeno una volta voglio provare a inseguire il sonnino a mano, eh. Senza senso, potentissimo, fantastico, sono d'accordo. Apri il menu di pausa. Riprendi opzioni, medita fino all'inizio del prossimo anello temporale. Merda. E quindi possiamo morire veloce adesso. Le volte che te ti sei schiantato, che dicevi dobbiamo resettare, possiamo finalmente evitare di far morire il nostro teporiano asfissiato quando muore sappiamo... nel chilling. Oh, meno male. Gabbro ci ha insegnato il team cannetta. Perfetto. Ok. Basta tuffarsi nel sole. Esatto, Emiliano, basta. Fantastico. Ma lo sapete che Emiliano si è preso bene un po', no? Chiamo un Holland. Cos'è? Mio nonno? Ah no, io che non parto bene. E minchia, capsato me l'hai fatto, Ferdi, bravo. E quello è il podcazzico? Sì. Ma un ultimo tuffo nel sole per tradizione ci sta. Ragazzi. Beh, almeno una morte nel sole a live ci vuole, se no non è... Ci finiamo tutte le live. Oh, ti prego, ti pago. Ok. Ok. E da qui no, c'erano le scaline. Vero o no? Franca. Grazie a 4 Yonshi che si abbona, siamo a meno 93 sub dalle 8K. Franca, se non mi dici se devo atterrare qua, entro 5 secondi schianto la nave. Cosa, scusa? Non si è neanche fatta niente. Ha ascoltato niente di niente, 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 ti preoccupa. Ho fatto me fede. Stavo leggendo la chat e non ho minimamente ascoltato. C'era Emiliano che sta dicendo che dobbiamo ringraziare che non siamo ancora morti perché ci siamo dimenticati la tuta. Ma hai mai rischiato di dimenticarti la tuta? L'ho messa la tuta. Vabbè, sì, abbiamo la visione con lo blocco, quindi penso tu abbia la tuta. Cos'è che stavi dicendo? Cazzate. Cazzate. Ok, fantastico. Ma ci proviamo ad andare una volta sulla lanterna cava? Certo. Fantastico. Allora. Allora è qua. L'intero osservatorio è di qua. Cosa dicono? Il crocevia è probabilmente parlato. No, ma come sporco il cane di Grisù. Mi sono preso mezzo vuoto fragile in faccia. Vabbè. Ah, puoi scegliere destra o sinistra. Vabbè, andiamo a destra. No, ora andiamo a destra. No, no, nessuno. Sì, 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 ragazzi che credono in me. Sì. No. Sì. Lo faccio per voi. Che cazzo sei? Tin, tin, tin. Come sei arrivato da... Cioè, mi ricarico anche da Rubik. Mangio. Mi ricarico anche il cazzo. No. E voglio mangiarlo. Papà, devi culo. Alzarlo. Meglio? No, sono comunque del merda.
E ora sono una crema, sì. No, piena non serve. Sì, vediamo un attimo se gli posso dire qualcosa. Bene, immagino che questo significhi che sono qui da un pezzo. Vabbè, cose che sapevamo già. Vado di fretta, posso farti una domanda? Tutto quello che vuoi. Ho scoperto qualcosa. Ho parlato con un nomai in carne ed ossa. Ma questo non ha senso, non capisco. Però sono molto felice per te. Per favore, smetti di urlare. Che cosa? Sulla luna quantica hai detto? Sulla luna quantica ci sarebbe un nomai ancora in vita? Ma non potevi dirmelo subito? Non lo sapevo prima. Wow, questa è la cosa più interessante mai successa nella storia di esplorazioni Outer Wilds. Non ci posso credere, hai parlato con un nomai in carne ed ossa. Grandioso, allora per arrivarci non devo fare altro che tornare nello spazio, raggiungere una quantica con visibilità zero, trovare delle spaventose rovine e attraversare una serie di territori pericolosi. Ok, va bene. Non è poi una prospettiva così inquietante. Sembrerebbe fattibile. Non c'è altro, vero? Aspetta, ho raggiunto la cometa E. Giusto, possiamo parlargli dell'estinzione. No, gliel'avevamo già parlato. Forse questo manca. Ho trovato uno scritto dei Nomai che parla di un pellegrinaggio quantico. Un pellegrinaggio sulla luna quantica. La luna quantica viene menzionata spesso negli scritti Nomai, perciò per loro doveva essere un luogo speciale. Abbastanza speciale da spingerli a farci un viaggio. Sembrerebbe un rito per il raggiungimento della maggiore età, come succede ai sassolini, che restano tali finché il loro stomaco non diventa abbastanza forte da poter bere il vino. Forse un Nomai veniva considerato adulto solo dopo aver intrapreso un viaggio sulla luna quantica. Era la tua teoria, brava. L'antico insediamento che cazzo è? Vabbè, aspetta, capsula di salvataggio. Wow, quindi è probabile che i Nomai siano giunti sin qui da qualche luogo al di fuori del sistema solare e che abbiano avuto dei problemi quando hanno lanciato la capsula di salvataggio. Ma che tipo di problemi? E da dove hanno lanciato la capsula di salvataggio? Al vascello, sto morendo dalla curiosità. Si tratta di una scoperta eccezionale, spero che riusciremo a scoprire di più sul come e perché i Nomai siano arrivati qui. L'antico insediamento che cazzo è? Non è incredibile, non si capisce come l'insediamento possa essere ancora intatto e invece eccolo qui, forse quello di Vuoto Fragile, nella città sospesa. No? Ma non c'ha la sua voce, la città sospesa. Cose come queste ti fanno davvero apprezzare di vivere in un posto enorme come... senza enorme, come cuore legnoso. Insomma, un posto che non sia costantemente bombardato da meteoriti, rocce e quant'altro. Ok, stava proprio su Vuoto Fragile, fantastico. Città Ombra... Pellegrinaggio quantico lo sappiamo. Città Ombra già detta perché l'avevamo già. Chiedili cosa c'è da queste parti e chiedili all'osservatorio. Vediamo. Oh, wow, dove non devi esplorare da queste parti? Di certo non nel buco nero, quello proprio no. Il che è una sfortuna perché è sotto la crosta che si trova tutto qui il divertimento, inclusa la città sospesa che è poco più a nord. Da qui si riesce quasi a vederla. Al polo sud c'è anche una grande cupola chiamata l'osservatorio meridionale. Credimi, ho provato a entrare dalla superficie e non è possibile. Ma se come le altre strutture Nomai della zona, il percorso per accedervi deve trovarsi da qualche parte sotto la crosta. Buona fortuna con l'esplorazione. Se scopri qualcosa sui Nomai mi farebbe piacere se me ne parlassi. Sempre che non sia un problema. Vedi, mi ricordavo che lui dicesse esattamente questa cosa. Che il percorso per arrivarci è sotto la crosta. Ok. Vai. It's time di sotto di prendere, la crosta. Di prendere un... Dove vai? Nel buco. Qui. Vado qua? Questi FPS. Si è tirata una laggata devastante. Controlla un attimo che ti dice... Il cartello. Esatto. Che ho appena disintegrato. La torre della conoscenza quantica. Va bene, torniamo lì. Però questo significa che non è qui. Non c'è modo di avere qualche altro percorso? Non c'è niente, fa solo il cerchio così? Mo vediamo. Però dice che la strada è dalla torre, quindi in teoria. Vediamo. Eppure da qua non parte nient'altro. Aspetta, no, da qui si va su. E non è possibile che... Un'iscrizione non mai ti dica di passare dalla torre intendendo che devi passare da buco bianco, perché ovviamente no, adesso è la fattibile. Torre si sposta. Quindi qual è la strada? Ma forse c'è qualche altro giro che ci siamo persi. C'è tipo quel coso gigante, quel ponte là sotto, dove cazzo va? Quello che cos'è, per esempio? Guarda un po'. Quello è letteralmente l'osservatorio. Ah, sì? Sì. Aspetta che zoom. Quella è la cupola. Col buco nero purtroppo è tutto distorto. Comunque, sì, ora è la cupola. Quindi, in teoria, adesso... Devi raggiungere quello. Il crocevia. Lo buttiamo verso il qua.
Vai. Se lo buttiamo verso il qua, cosa fa? Scusa, mi va al contrario. Viene verso di te. Eh sì, e non te ne fai di un cazzo. Allora, tiriamolo verso il su. Vai. Non riusciamo ad andare a destra. Vabbè, tanto è uguale. Pure quello a destra porta lì. È uguale, è identico. Bel giro. Ma quello là, dove va? Vai, va, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Di questo. Sì, non si può invertire quello. Ma dov'è? Andrebbe invertito quello lì, proviamoci. Ah, intanto questo è uguale. Sì, sì, sì. Porta a questo. Vediamo se è quello di Kert. Non si può invertire questo. Penso non c'è sì. un comando. No. E allora. Però ti porta nel buco questo. Quindi non lo puoi prendere. No. No. Ti porta preciso nel buco. E c'era la strada con i cosini, con le roccine. Qual è la strada con le roccine? Con le rocce più appiccicate. Sì, però non penso che sia utile perché ci ha detto che il percorso è dalla torre. Ci stiamo allontanando dalla torre. Però la torre c'ha solo questi percorsi. Com'è che non riusciamo ad andare dall'altra parte? Scusami. Allora, facciamo una prova. Come facciamo ad andare a sinistra? Parte? La parte a sinistra. Guarda, cioè spostati senza uscire dal... Tipo così, no? Adesso una spintarella. Qui non c'è gravità cioè tanto alta, quindi in teoria però non so se ce la faccio. Prova. Vabbè, in teoria aspetta però. Posso provare anche da qua? Aspetta, ho un'idea. Vediamo un attimo. Adesso lo ritiro su. E mi metto verso di qua. Vai. Ma vai a fanculo, dai, c'ero quasi, no? Ma facci col jet. Dice che ti tira giù il buco. Dove sei abbastanza lontano, prova. No, vacci diretto. Col jet da qui? Sì. Ce la faccio mai nella vita. Dai. No, mai nella vita, fidati. Cioè, lo sappiamo già. No, secondo me durante il tragitto devo tirarmi una spinta. Tipo qua. Adesso vado. Oh, che Cristo. Ciao. Ragazzi che avete votato per me, grandi. E adesso sapete cosa facciamo? Meditiamo. E sapete dove andiamo? Sulla luna quantica! Che mi sono rotto il cazzo di vuoto fragile. Andiamo sulla luna quantica. Non ho capito come arrivarci. Grazie a Monado. Siamo quasi un anno di Godopoli, ancora complimenti per lo streaming dei mondiali che purtroppo non sono riuscito a seguire in diretta, non preoccuparti, grazie mille. Mi dispiace ragazzi. Mi dispiace che tu ti sia rotto il cazzo con quello che ho proposto di fare io. No, non è un cioè, penso tuo. Si possa anche essere meno polemici, ma non sono polemico con te, sono polemico con la mia incapacità di non prendere il buco nero in faccia. E poi non hai neanche esplorato il ponte. No ragazzi, io con vuoto fragile ho un problema, un problema grosso. Andiamo al cannone, infatti. Sì, ma al cannone non ci si può andare atterrando, raga. Per andarci a luna quantica. Allora. Cerchiamo la luna al volo. Era lì? Vabbè, nel caso non lo è più. C'era il sentiero. È quella la luna? È lì? Mm-hmm. Quella è la luna quantica? Provato. Ragazzi, non metto in dubbio che ci si potesse arrivare saltando bene, giocando bene. Conosco i miei limiti. Sono molto bravo a fare altre cose nei videogiochi. Decisamente non voto fragile. E non voglio fare questa cosa fuori dalla mia comfort zone fallendo per 9 ore di live. No! No! Ok, non è la luna quantica allora. O me l'ha abbonata. Grazie Space and Ride, grazie. Mi pare che te la abboni se ti passa un altro pianeta davanti. Infatti no, lo è perché non ha nome. No, 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 no. Ok, ok, allora comunque abbonata. Volutissimo. Adesso polo sud in tu tempio.
Intu spostino fino a vuoto fragile. Nave, chiamiamo il cazzo. Prova a inquadrarla se te la fa agganciare quella. Ok. Ci siamo. Grazie a Nightmare Redux che sei buona per il decimo. Cosa mi sono perso? Un botto di roba. Grazie a Nestore che sei buona per la prima volta. Abbiamo scoperto tanto sul cannone della sonda. Non penso serva la versione vuoto fragile. Dici Gion, no? Questo ve lo chiedo sinceramente. Non serve? La nave è sempre partita da vuoto fragile? Non c'è un cannone gravitazionale per pianeta? Perché io l'ho fatto, guardate caso, proprio dalla versione vuoto fragile. Che però è questa. No, questa era oscuro. Non serve, ok, perfetto. Meglio ancora. Meglio ancora. E allora let's go. Qui accetto il vostro consiglio semplicemente per amor di live, per perdere meno tempo. Basta la nave, ok. La nave è sempre la stessa, no, questo lo so, però è in posti diversi. Vabbè, comunque. Arrossa la nave, eccola lì. Vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista non sparire. Ok. Non dovrebbe vedersi il cannone stando in orbita, ragazzi. No, dovrebbe essere nascosto sotto la crosta. Qual è questo qui? Sì. Per quale motivo ho preso sta pizza devastante? Vabbè. Fuck this. Allora, l'osservatorio. Andiamo verso sud. Ci dovrebbe essere il teleportino, che speriamo sia pienamente funzionante. Se, non ho capito neanche io, ragazzi, però ho preso veramente una pigna importante. Oh mio Dio, si ferma. Sto fermo. Io sto fermo, raga. È quello, nulla. È lui. Nulla se stai fermo. Sì? Ma è nulla. Ok, ok, ok. Però mi sembra proprio lui il punto d'arrivo. Il ghiacciaio che avevi visto nella proiezione. Eh sì. Ok. E qui pure lo pigliamo un culo se non mi sposto, sai? Devi salire. Sì. Fuego. Ok, ce la dovremmo aver fatta, amici. No, non ce l'abbiamo ancora fatta, amici. Per un cazzo proprio. Noi dobbiamo arrivare lì e guarda che bel sentiero del cazzo. Guarda che c'è uno sputo. Lo so, Ok, dai, Saidonia. Dai. Saidonia. Dai, cazzo, c'è il sentiero, seriamente. È il mio punto debole, il sentiero. Ma hai punti, fai punto, punto, punto. Fermo, non hai più punti. Guarda altri punti, eccoli là, altri punti. Ok, quindi cosa faccio? Questo, sì. Bravissimo. Il coto. Piano piano, non guardare i punti da dove veni. Questi sono nuovi punti. Esatto, non guardare quelli vecchi. Se no ti confondi. Is this a punto? Che lo prendi? Può prendere quello. Non lo so. I am confusion. Buono, buono, buono. Smetti di girarti in questo modo. C'è qualcosa. La nave, intanto, vedo che sta andando a fanculo. Tu andresti lì? Ce la vediamo? Vado? Okay, non è cambiato niente. Quello vuoi prendere? Sembrerebbe di no. Però intanto. Ok, semplicemente un cristallo rotto. Aspetta, però lì c'è il qualcosa. C'è un lungo lungo salto. Non ci arriviamo, mi sa. Forse dobbiamo ri. Ho tanta paura, ragazzi. Secondo me dobbiamo arrivare lì. E secondo me è anche fattibile. La sento? Il godo! Urtino. Fatto il salto di Neo in Matrix 1. O no? Sì, ma se non ci muoviamo tutto cadrà a fanculo. Quindi adesso dove andiamo? Come
come faccio a saperlo? Lo sto vedendo per la prima volta, non lo so, dove lo so. Andiamo. Forse lì. Credo proprio. Ma di quello sì. È un teleport verso l'alto. Un teleport, sì. Che ci porta verso l'alto, quindi sì. Allora aspetta, basta semplicemente saltare lì. Il punto di guardare la proiezione era capire perché cosa cercare. E adesso. Quindi in realtà la fine era più commento di prima. Sì. Ma ti prego. Ho tanta paura. Devo arrivare lì su, non manca molto. Ma qui sopra se non ti posso. Ci vedo. Ok. I did it. Ti prego. Sì. 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 Ok. Ok. Non sono del tutto sicura che fosse legale. Non importa. Ok, questa è la prova altezza superata, quindi... If you believe... Grazie Cesco, acqua della sub. Scout error. Tutto puttana. Ok. Così più faccio schifo per vedere qual è la strada vera. Ora dopo scopriamo qual è il segreto. Questa è la proiezione. Dovremmo rivedere la pedana. Lo è. Ora, prima che sia troppo tardi, leggiamo. Prego. Perché lo gnomino è pronto, c'ha la manina perché li prude. Cassava scrive: io con noi e Daz stavamo sollevando in orbita la stessa cosa. Ah, holy shit. Sì, è la stessa cosa. Abbiamo già letto. Però adesso siamo nel punto giusto. Allora, leggiamo qua. Quella è la roba un da proiettore. Cui escono. Sì, 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 sì. Konoi dice: il cantiere di Cassava ha sempre usato i cicloni su profondo gigantesco per mandare in orbita alcuni componenti del cannone orbitale lanciasonde, ma un componente è stato spinto oltre la corrente che in genere impedisce a tutto di affondare. Io e Spire stiamo lavorando a un modello per determinare perché sia successo. Esattamente come al modulo che cerchiamo. Appare ora evidente, un aggiornamento, appare ora evidente che esistono due tipi di cicloni. Quelli che vanno verso il basso anche forse. La maggior parte dei cicloni sul profondo gigantesco ruota in senso orario. Sono quei cicloni che Cassava in genere usa per sollevare in orbita i componenti. Esistono tuttavia anche alcuni cicloni, meno comuni, a rotazione inversa, che spingono gli oggetti al di sotto della corrente sottomarina. E quindi anche l'isola che cerchiamo con le statue potrebbe essere sotto? Hai la mia gratitudine, Spire. Konoi mi sta illustrando il tuo progetto e sono intrigato da questi cicloni meno comuni. Ma era veramente indispensabile costruire un modello per piegarlo. Il modello ci sarà utile durante il monitoraggio continuo di profondo e gigantesco. Inoltre ho sempre desiderato costruire un modello. E lo possiamo vedere. E questo. Ma non dovrebbe nascere un cosino. Vedi, questo va verso l'alto. Ma dalla pozza. Dalla pozza è stracciato. Dalla puzza. Non dovrebbe venire fuori qualcosa. Non era la stessa cosa da cui si creavano tipo le i modellini. In teoria sì, nel pratico non mi ci butterei perché se credi. Ma aspetta, prima guardiamo tutto il resto. C'è tanta altra roba. Ah sì, ok. È esattamente quello e guarda, ci sono i cazzetti per modellare. Cos'è? Leggi, che cos'è? È gemelli cazzi. Però non c'è niente da leggere. Aspetta. Konoi, cosa abbiamo imparato finora nella nostra ricerca dell'occhio dell'universo? Mello, basandoci sulla nostra conoscenza della luna quantica, riteniamo che l'occhio orbiti attorno al Sole di questo sistema stellare. Ciò significherebbe che l'occhio si trova a una distanza definita, seppur lontanissima. Okay. Giusto.
Quelli di noi sul vascello hanno seguito il segnale dell'occhio fino a questo sistema stellare, ma non siamo riusciti a viaggiare a curvatura fino all'occhio stesso. È arrivato il robo. Il localizzatore che abbiamo costruito su Sfrido e quello nuovo, più preciso, che abbiamo costruito qui non sono riusciti a rilevare alcuna traccia del segnale dell'occhio. Scusami, stavo rileggendo. Ok. Ipotesi. E l'occhio che ha smesso di emettere il suo segnale. Sì, sì, giusto, è la cosa più sensata. Supponiamo che l'occhio non voglia essere trovato. Anche perché, se abbiamo ragione, l'occhio non deve essere trovato, perché sennò va a puttane l'equilibrio dell'universo intero. In teoria. Cassava, cosa ti ha suggerito una tale idea? È stato il segnale dell'occhio a portarci qui, in questo sistema stellare. Magari per fare in modo che i nomai venissero qui, non tanto perché lo trovassero. Ne sono consapevole. Sono cresciuto sentendo la storia dell'occhio. Eppure non abbiamo fatto alcun progresso nel ritrovarlo da quando siamo arrivati. Magari qui. L'occhio è una mano di Dio. L'occhio fa in modo che tutte le cose accadano in un determinato momento del tempo. Vien da pensare che, siccome i nomai sono qui, i teporiani sono arrivati dove sono. Grazie ai nomai. Grazie alla tecnologia nomai lasciata comunque intatta per certi versi, i teporiani si sono evoluti ancora. Come? Non penso, perché quando i nomai facevano le iscrizioni sui teporiani, i teporiani erano dei girini. Ma magari l'occhio dell'universo ha visto già questa cosa. E per i teporiani i nomai sono a livello di rovine. Non sembra... cioè, sono tutti morti di colpo. Cioè, non è che stai di fronte a una civiltà dalle cui ceneri e dalla eredità ne nasce un'altra. Ma io mi riferisco a puro effetto domino. Non tanto al fatto che i nomai siano effettivamente la base storica dei... capito? Cioè, a livello di causa e effetto, l'arrivo dei nomai a un certo punto porta i teporiani a fare il sondino che si riteleporta nel congegno dei teporiani col buco bianco. Non tanto che, storicamente parlando, i nomai avessero lasciato abbastanza da permettere ai teporiani di nascere. Eppure non abbiamo fatto, beh, giustamente, e non lo fecero mai, giusto? Non fecero mai alcun progresso, secondo quello che abbiamo scoperto ora. E ma questo che cos'è, no? È il sistema stellare. Penso che siano i gemelli e la loro orbita intorno al sole. Eh sì, brava, infatti. Che senso? Scusa. Quindi possiamo ricostruire tutto quanto il sistema adesso. Ops. Sì. Possiamo fare il planetario. Questo qual è? È cuore legnoso. Era profondo cazzo. Come? Era vuoto fragile. È rotto. C'hai ragione, cuore legnoso è questo. Corretto. No, mai. Grazie ragazzi, è il vostro splendido contributo. È una sorta di master... bravo Taskiltrick. Ora, non è un esempio che potranno capire tutti, ma sì, tipo Master of Master. Cioè, l'occhio dell'universo in realtà è quell'elemento che già sa che, causando l'evento A, a catena, grazie, genererà B, C, D, E, F, G, H, I, anche se non tutti sono legati da un preciso rapporto di causa-effetto. Oh! Ma quindi l'hanno effettivamente traccia... Che cazzo fa? Ma come cazzo gira il fratello? Ma è il DLC? Non c'era un'orbita gigantesca? No, ok, no, è decisamente... Oh, aspetta. È l'occhio. Questo è l'occhio. No, però non gira. No, non può essere l'occhio. Perché l'occhio gira, va a puttane continuamente. E allora però Chiara deve aver ragione. Se loro hanno capito questo, come poteva la sonda in una specifica direzione raggiungere l'occhio? È chiaro che in realtà la direzione è casuale, perché poi la sonda da sola riesce a trovarlo. Se no... Certo, io mi aspetto che la sonda abbia un qualche sorta di congegno magnetico, cioè, non magnetico, in senso stretto. Qualunque cosa
che possa funzionare a mo' di calamita, che quindi possa automaticamente attirare la sonda verso l'occhio dell'universo e a quel punto permettere loro di tracciarlo. Abbiamo un altro leggero. C'è una scritta. Oh, godo. Impossibile determinare l'orbita, non è stato rilevato alcun segnale corrispondente ai criteri noti per l'occhio dell'universo. Allora non sta girando così. Quindi in realtà sono loro che non capiscono? Potrebbe essere. Potrebbe essere, potrebbe non girare davvero, ma essere semplicemente un malfunzionamento. Non riesce a determinare l'orbita. Oppure funziona così ed è per questo che non capiscono l'orbita. Cioè, siccome si sposta continuamente, capiscono solo la distanza rispetto al Sole, ma non come giri nel concreto. Entrambe le cose potrebbero essere vere, raga. Boh. Indimostrabile adesso. Abbiamo un altro leggino. Yes. Baci di tutto. Esatto, Logicul. Potrebbero essere anche tutte le ipotesi dell'orbita. Sì, è la cosa che mi piace di più. Sì, mi piace. Cioè, hanno detectato l'occhio dell'universo in ognuna di quelle posizioni, ma non sono riusciti a unire i puntini di queste posizioni in un'unica orbita coerente, e quindi il loro modellino fa in questo modo e la loro scritta dice che è un errore. Il che mi fa chiedere se in questo momento sapessero quanto fosse quantico l'occhio. Perché questo è un normale comportamento di qualcosa di estremamente quantico. Could be. Sicuramente funziona come la luna quantica, perché la luna quantica non funziona come la... Ma no, dicono che non rilevano più nulla dall'occhio. Che vuol dire ma no? È esattamente la nostra... Sì, ma sono arrivati in questo dai criteri sistema noti. Stellare grazie a un segnale. Non rilevano più nulla adesso, esatto. Ma dei dati li hanno avuti, altrimenti non si sarebbero spostati qua. Quindi questo modellino potrebbero averlo fatto sui dati che hanno raggiunto fino a... che hanno raccolto fino a quel giorno, fino a quel momento. E che però non sono aumentati nel momento in cui sono entrati in questo sistema stellare. Vedetela così. Grazie panino a domicilio della Sub. Vi ricordate quando loro hanno detto ma come fa un oggetto a partire e arrivare prima di essere partito? Questa cosa va contro i nostri calcoli fatti fino ad oggi e le leggi della fisica. E qui uguale. Cioè, questo calcolo di orbita non può essere fatto correttamente perché con i dati che avevano fino a quel momento era incomprensibile. Uh-huh. E quindi il funzionamento è strano. Vai. In che modo dovremmo cambiare i nostri metodi per continuare la ricerca dell'occhio e dell'universo? È incredibile come questo... Tutto si colleghi. Davvero, sì sì. Sappiamo che aspetto all'occhio grazie alla luna quantica, quindi perché non cercare l'occhio visivamente? Inviamo una sonda, quindi ci rispondiamo. Sì, già sapevano del loro... cioè del quanticismo dell'occhio all'universo. Dobbiamo sviluppare una tecnologia di lancio che ci permetta di coprire rapidamente quelle lunghe distanze. Un cannone in orbita attorno a un corpo celeste eliminerebbe la necessità di sfuggire alla forza gravitazionale. Ecco perché. Sì? Nell'interpretazione di Copenaghen, attorno all'atomo gli elettroni erano orbite, ma orbitali uguali regioni di probabilità di esistenza. Non credo di aver capito quello che hai scritto, ma sembra figo. Perdonami. Allora, nell'interpretazione di Copenaghen, Niels Bohr, attorno all'atomo gli elettroni non hanno orbite, ma orbitali, ovvero regioni di probabilità di esistenza, nel senso che tu non sai di preciso dove è quindi come l'occhio dell'universo, ma sai che ha una regione di pertinenza in cui può trovarsi. E quelle sono trovarsi. Tutte le possibilità dell'occhio e dell'universo. Ok. Credo significhi questo. Dobbiamo sviluppare... stanno arrivando a capire che devono fare il cannone. Dobbiamo sviluppare una tecnologia di lancio che ci permetta di coprire rapidamente quelle lunghe distanze. Un cannone in orbita attorno a un corpo celeste eliminerebbe la necessità di sfuggire alla forza gravitazionale. Okay. Ecco perché è lì. Ok, avevo qualcosa nell'occhio e non sono riuscita a seguirti. Profondo gigantesco sarebbe un'ottima scelta. È il più lontano dal Sole e quindi offrirebbe le angolazioni di lancio migliori. Inoltre non possiede lune, eccezion fatta per le visite della luna quantica. C'è anche un altro dialogo. Sì, costruiamo un cannone che orbita intorno a profondo gigantesco. In che modo dovremmo cambiare i nostri metodi? Ramificazione. Dato che non siamo riusciti a rilevare il segnale dell'occhio usando due dispositivi diversi costruiti appositamente per questo scopo, l'altro era sulla luna, su Sfrido, dovremmo abbandonare la ricerca. L'idea di Mallo è furba, che è questa. Lanciare il cannone. Sì, inviamo una sonda. Ma non sappiamo dove possa essere ubicato l'occhio rispetto alla nostra attuale posizione, perché come abbiamo detto prima, seguendo anche il commento di DJ, ci sono solo possibilità di ubicazione.
La probabilità statistica di inviare una sonda nella direzione giusta è incredibilmente bassa e quindi è casuale. Penso di aver trovato una soluzione a quel problema. Hai parlato con Remy e Pai della tecnologia che stai sviluppando? Aspetta, Remy e Pai sono quelli dell'esperimento... No, 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 no. Ferma. È un flash, ragazzi, ok? È un flash, è una teoria del cazzo. E... è una roba che, come dire... non posso dimostrare attualmente, perché si basa su una teoria di una teoria. D'accordo? Bravo, Simo Sharky, mi hai capito. Il loop serve perché in questo modo la sonda casualmente lancia finché non lo trova. Loro creano il loop di 22 minuti perché in realtà l'esperimento è lanciare infinite volte sta cazzo di sonda finché non trovano il Cristo di occhio dell'universo. Però muoiono prima di farlo e ci finiamo noi nel loop. Senza... No, 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 ci finisce la sonda. La morte è la sonda che entra nell'occhio dell'universo. Che raggiunge l'occhio. E quindi ricomincia il loop. Siamo dentro il loop del tentativo di trovarlo. Che funziona. Siamo nel loop del tentativo che effettivamente riesce a trovare l'occhio dell'universo. Mi sta esplodendo il cervello. Mi sta esplodendo il cervello. Quindi l'esperimento a un certo punto è tentare infinite volte di tirare sta cazzo di sonda, motivo per il quale è random. È random il tiro perché lo deve fare infinite volte per trovarlo. Siamo in 999. Sì, però questo esperimento purtroppo non ha più né capo né coda perché loro sono morti. Loro sono morti. Ma qualcosa fa attivare il lancio. E Gemello Cenere riesce a... le supernova. Perché però ci sono le supernova? Ci manca ancora un pezzo, capito? Perché parte tutto? Perché parte tutto? Probabilmente allora, come hai detto te giustamente, il loop parte perché la sonda parte. No, la sonda parte, arriva. Il loop già partito. Tu la vedi lanciata. Io mi sveglio appena la lanciano. E quindi qualunque cosa sia che attiva Gemello Cenere è già successa. No, 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 allora stiamo dicendo la stessa cosa, esattamente. Che praticamente... cosa mi... cosa hai detto? Quindi, sì, sì, stiamo dicendo la stessa cosa. Quindi, ok, io mi sveglio perché è partito il lancio. Però, per, come dici te, perché è partito perché il lancio? Perché parte il lancio? Se non fosse partito, probabilmente il loop non esisterebbe. O forse non c'entra niente, sono solo l'estate. Ah, fuck, andiamo avanti. Andiamo avanti. Merda, che puntata oggi. Come ancora di nuovo la migliore della serie. Ok, grazie Patus. Fare il giro. Comunque devo dire una cosa. Quando un gioco è fatto bene, ok? Se voi guardate tante altre live, pensate anche solo a Outlast, ok? Outlast si parte in un numero e si finisce a un altro. Coromon si parte a un numero e si finisce a un altro. Dopo le prime 2-3 puntate ci siamo stabilizzati su sto numero, non vi fate fregare dal fatto che avevamo l'home page a luglio. 1300, 1350 di massima, 1250 persone contemporanee a guardare. Outer Wilds, partiamo per numero, passano le ore, siamo sempre i soliti. Cioè quando un gioco è fatto bene ti tiene alta l'attenzione sempre. È proprio fatto bene sto cazzo di gioco. È proprio fatto bene. E sarebbe la risposta a perché ci svegliamo sempre in quel momento. Certo, Emiliano, perché parte in quel momento la sonda. Ma però, perché parte? Però perché la sonda? Parte? Non lo sappiamo. Qualcosa, come dice, cioè, Chiara, non è di preesistente. Ci svegliamo perché la sonda parte. Ci svegliamo perché Gemello Cenere ha l'energia. È un'altra conseguenza della stessa cosa che ci permette di risvegliarci. Ricordati che però potrebbe essere because reasons. Cioè, because l'universo sta finendo. Ci sono le supernova per motivi naturali. Quindi Kurt le vede. Sono naturalissime, non c'è un'altra, cioè sì, è quella la causa che porta la sonda a partire, ma non è che è successo un mistero pazzo che dobbiamo risolvere. Certo. It happened, il mondo è finito. E quindi in teoria tu dovresti evitare che il mondo finisca. Impedire che la tecnologia non mai si attivi e di conseguenza faccia implodere anche il tuo sistema stellare, che però dovrebbe avere una vita un po' più lunga rispetto a quella che ha. Quindi le statue sono nate. In realtà possiamo arrivare anche al senso delle statue. Le statue non creano un loop.
E siamo stupidi ad averlo pensato. Le statue ti mantengono cosciente dentro il loop. Il loop c'è a prescindere. Bravissima. Quindi le statue le hanno create perché a un certo punto hanno detto: bene, e se ci riusciamo, come cazzo ci ricordiamo di quanti cazzo di lanci ha fatto? Noi dobbiamo rimanere coscienti anche se il tempo si riavvolge. Quindi creiamo le statue. Le statue sono dei checkpoint mentali per non perdere coscienza durante il loop. E infatti dove le abbiamo? Alla stazione? Al modulo? Al modulo, certo, perché doveva rimanere cosciente quello che doveva capire dove cazzo andava. Siamo quantici stasera, certo. Certo che lì è un'altra la stazione solare, perché prima doveva essere quella. Perché no, perché l'hanno portata lì, era profondo. Perché c'era l'osservatorio, ce l'hanno portata i teporiani. Giusto. Madonna, quanto cazzo so gasato. Porca la troia di troia. Scusami. No, è figura. Penso che si possa essere felici anche in maniera meno scurrile, tutto qua. Madonna, quanto cazzo il cazzo. Ok, finire il giro, cosa dobbiamo fare adesso? Sono troppo gasato, ragazzi, aiuto, aiuto, aiuto. È uno dei più bellissimi momenti di connecting the dots della storia del videogioco per Cydonia. Ok, ah, girati, turnica, ah, vai, a dritto. Cosa devo fare? Dritto! Sì. È la tua nave? Ah, no, non me ne importa, è tutto bellissimo. Che cazzo di giro hai fatto? Vabbè, ok, chiudi questo giro. Abbiamo visto tutto, abbiamo fatto tutto il giro. Ok, scendi giù. Ah, ok, dobbiamo capire, prima che tutto finisca, come cazzo riconoscere questi tornati. Da quel giro. Semplicemente dal giro. Vabbè, ce lo diceva, antiorario. Dobbiamo trovare quelli antiorari. Cazzo, trovarli da lontano non sarà semplice. Non c'è un altro metodo. No. Ok. Ok. Ti butti nella pozza. Qui. Non c'è niente. Aspetta, ma c'era un'altra cosa prima da vedere. Il sopra. Prima di morire. Metti che moriamo. Madonna. Non mi vai mai nella pozza. Cos'è? La goduria, ragazzi. Una registrazione. Cioè, boh, non smettiamo di godere. Impossibile smettere di godere. Sono qui. È una registrazione teporiana per ora che ci penso, sì. Sono qui, ce l'ho fatta. Ho fatto atterrare la nave senza problemi. La nave però è affondata, io non ho subito danni fisici, solo qualche riparazione di poco conto e la nave sarà come nuova. Eh no, e allora come si chiama? Riebeck. Quello, sì, Riebeck. Uno dei miei tentativi migliori. Felspato non potrebbe prendersi gioco di me, o almeno non tanto. Questa è la buona notizia. Quella cattiva è che non ho ancora trovato il modo di entrare in questa struttura. No. La porta è rotta e anche se l'esplorazione non è il mio forte, sì, è lui. Penso che a questo punto avrei dovuto attraversare, no, trovare un'altra entrata. Scusate, sono troppo emozionato, se ce ne fosse stata una, forse. Non posso entrare da qui, ma so che ci sono dei percorsi al di sotto della superficie. Mi dirigerò a nord delle rovine dell'equatore per cercare un modo per scendere. E mi lo so che dalla pozza scrivo dellini, ma ci voglio entrare lo stesso. Nave! Ma è la nave di Riebeck! Ci puoi entrare? Riebeck. No, e questo significa che probabilmente neanche in quella di Mario Draghi possiamo entrare. Però siamo fuori. Ragazzi, porca troia, è puntata oggi. Che cazzo di puntata è stata oggi? Ma che cazzo di puntata è stata? Ma io mi sono troppo gasato in questi ultimi 5 minuti. È stata una roba devastante. Devastante. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Storia incredibile, scritta benissimo. Raga, la diciamo? Senza scandalizzazione alcuna. Tanto immagino che Mike prima o poi se la giocherà. Ha già detto che la gioca. Fantastico. Ha detto, l'hanno scrivono prima, ha detto che dopo Gears 3 gioca Outer Wilds. Però questa roba usa il concetto di lore facendo questo qui a Dark Souls, eh. E Dark Souls è fatto bene. Non sto dicendo che è fatto male. Sto dicendo che questo gioco li fa così. Vabbè, più che fargli così, prende l'eredità dei Souls, sì, e la evolve. Ti dà una soddisfazione, Cristo di un Dio. Parole pesanti. Ma guardate, secondo me lo dirà anche il maestro. Ne sono abbastanza sicuro, lo conosco. È così.
prende l'eredità, come dice Chiara, dei Souls e la evolve. Comunque, prende l'eredità di tutti i giochi che hanno voluto creare lore e non narrativa. Lo scudisciamo in Mino. Mino! Che caso facciamo? Eh sì, ma alla nave come ci torniamo? Buttandoci nel... Meditando. No, buttandoci nel cosino degli ologrammi. Andiamo. E io poi... ci volevo andare, infatti. Sembra morbido. Non succederà niente, però sembra morbido. Ma di chi è questa faccina loop bellissima? Io loop. La voglio anche. Ah, ragazzi, dobbiamo farvi tipo 15 emoticon nuove. Quindi presto Roberta verrà chiusa in uno scantinato per anni. Ma c'è un dialogo ancora non letto. Ah, ok, non ho di quella roba, avevamo già letto. Il vibing, è vero, il vibing dobbiamo assolutamente metterla. Bravi, sì, lavora un po' poco in questo periodo, allora a posto, risolviamo noi questo problema. Grazie ragazzi, comunque 7918 sub. Ultimo giorno per fare le 8K, ma mi sa che domani si fa festa grossa, bimbi. Guardala. La prima cosa che vedi. Ultimo loop. Ultimo, proviamo a cercare il... Grazie ragazzi, grazie. In una serata speciale come questa ci sta avvicinarci all'8K, perché è veramente una bella diretta. Ma quando mai non sono belle dirette negli ultimi tempi? Sono proprio contento. Dicevi? Ultimo giro, proviamo a cercare il modulo di tracciamento della sonda profondo gigantesco. Chiudiamo questo cerchio. Vai sul profondo gigantesco e cerchi un tornado che gira in senso antiorario. Cosa fai? Non serve, non serve, non sei morto! Non lo meritavo. Cioè, immaginatevi questo loop. Ah! Anti-lie-die. I suoi ricordi. I miei ricordi sono niente. Insomma, è come è come momento. No, mi hai fatto venire il singhiozzo. Aiuto. Oh no. Sai come passa? Devi dire melanzana! Lo devi dire davvero? Ti fidi di me? Devi dire melanzana! Non mi fido neanche io. Di melanzana! Poco. Dillo! No. Grazie Rio delle 5 sabbie in regalo. Devi fa melanzana! Quanto ci scommetti? Provaci. Grazie Rio 90, grazie mille. Gentilissimo, altre 5 sub, siamo a meno 70. Ah no, hanno ragione loro, mi sa che devi di... Melanzana! Sì, lo so che se tossisco poi singhiozzo per forza, ma... No, no, lo so io come passo. Devi dire tu. Questo era vocalmente interessante. No, cambiate idea, fanculo. Non voglio leggiamo, ma nella prossima diretta andiamo nel tornado. E poi facciamo il recap nella prossima live, che è giovedì. Cazzo. Che è cazzo. Basta. Ma perché me l'hanno già? Giorgio Napolitano. Scoprirai la prossima volta. Ah, che bellino il villaggetto. Bene, profondo cazzo, arriviamo. Quando avevano detto che usciva la patch 60 fps, che non vedo l'ora. Sì, vabbè, domani sei domani. Il 15 settembre, ci siamo quasi, dai. Probabilmente ci staremo giocando ancora. Il giorno dopo che lo finisci, no, figurati. Anche perché 15 settembre, no, da Outer Wilds.
Ah già, 15 settembre non ci siamo, ragazzi. Rimarrà in pausa una settimana. Otherwise, in realtà, rimarranno in pausa una settimana tutti i gameplay. Poi tornano la settimana dopo per dire il Tokyo Game Show. Sta a vedere, io non mi muovo. Fai quasi due. Che non te lo giochi il DLC, tra l'altro. Avete ragione. Minchia. No, sicuro. Minchia. Sicuro. Per me. Ecco, per me questo. Che cos'è quello? È stato Che cos'è quello? È tardi. È l'isola. È l'isola? Con la statua, sembrava un pezzetto. Potrebbe, potrebbe. Allora. Ok. No. Questo è orario. Questo è orario. Se si avvitano non va bene. Quello è orario. Non è solo uno, che se no li potresti trovare a caso. È quello? Sì, l'ho visto. Questo gira al contrario. Questo gira o contrario. No, fra. Ah, è certo. Da sopra. Ah no, ok, basta. Così. Posso? Vai. E non mi faccio malissimo. Immaginavo. Ah, dici per l'elettricità? Come facciamo? Ci manca un pezzo. Cosa fanno le meduse? Assorbono l'elettricità in un dato punto? Guarda. Che mica riesce a entrare lì? Tipo da questo punto, sì. Dai punti rossi? Sì. O forse puoi entrare senza aspetta, nave? Potrebbe esplodere. Senza nave? Ma vediamo. Secondo me devi usare le meduse. Mi sembrava proprio che. Se aspetta, devi aspettare. Devo andarci allora, sopra. Credo che le meduse facciano su e giù. E tu devi aspettare e entrare con le meduse. Sì, sì. Ora. Sì. Cioè, devi toccare le meduse. Anche secondo me, sulla cappella, però. No. Individuato? Cosa? Squarcio nello scafo della nave, se fosse quello il problema. Ok. No, mi danno la scossa. Allora aspetta, guarda cosa fa quella mezz'ora. Ah, i tentacoli dappertutto. Cioè, vabbè, l'elettricità dappertutto sui sì. Tentacoli. Cosa cazzo è quello? Un oggetto che ci sta entrando dentro. Sei impazzito. No, ok, fantastico. Ok, allora, è carica di elettricità. Sì. E cosa fa? Se ne va. E sotto che rimane? Guarda, è stata respinta quel pezzo della nave. Ma le meduse possono entrare. Quindi io devo essere medusoso. Ma non puoi toccare lo scout? Ok. No, pericolo e torna su. Lo scout sulle meduse? Wow. Hanno la stessa identica reazione. Sui tentacoli o anche sul cappello? I try. Sui tentacoli sicuramente sì. Ok. Sul cappello, serve una buona mira. Ce la puoi fare. Impossibile. Sono troppo lontano, aspetta. No, anche sul cappello. Allora, le meduse possono entrare e uscire. O serve andare nella parte cristallizzata dove o c'erano ci le meduse. Sono i punti in cui entrano le meduse che momentaneamente sono accessibili. Ci siamo andati prima e mi hanno fatto malissimo. Osserviamo che ci costa. Se facciamo delle foto, che succede? Vediamo qualcosa? No. Le foto non si. Loro possono entrare e uscire in virtù della loro carica elettrostatica. Quindi, se anche noi fossimo elettrostatici, non subiremmo sta merda. Come essere elettrostatici? Non mi viene in mente. Per ora la cosa più probabile è che serva l'isola con le meduse cristallizzate.
magari lì troviamo qualcosa. Intanto vediamo se danno la scossa anche mentre non toccano. Se dovessi. Vabbè, alla peggio moriamo. Minchia. Col segnaloscopio? Ci danno proprio la scossa. Però non ci fanno male loro, in verità. E se mi carico abbastanza? Non mi hanno ucciso. Il pianeta mi danneggia, cioè il nucleo. Anche secondo me, ragazzi, manca un pezzo del puzzle. Vede, loro possono entrare nei punticini rossi. I punti rossi credo che siano il riflesso del loro. Sì. Godo. E non riesce a entrare con loro, no? Segnali vitali critici. Medita, vai. Medito? Anche perché tanto ti ha aggiornato. Ti ha aggiornato il registro della nave. Della nave, medita, così facciamo al volo un altro giro. Ci sta. E andiamo nell'isola delle meduse cristallizzate. E lì meditiamo di nuovo se non troviamo la soluzione. Vai. Let's go. Ma se vai subito dopo aver toccato le meduse, dura veramente troppo poco, non credo. Cioè, mi danno una scossa momentanea, ma mi sembra che mi facciano solo male. Se la nave puoi curarti, ma la nostra nave è esplosa. Sì. La nostra nave è esplosa, tipo... Se non trovate la soluzione, andrei sull'isola della statua. Non oggi. Non oggi, troppe informazioni. Oggi andrei a concludere, se ci riusciamo. Sì. E in realtà anche giovedì comincerei cercando di concludere... la storia del cannone. La nave si può riparare? Non credo, se esplode sia riparabile, però. Era letteralmente in mille pezzi. Prossima live provo. Ora Rovo la vediamo secondo me fra due live. Ok, siamo a profondo cazzo, amici. Subito, trovato. Sbaglio, c'è una parte non elettrificata della medusa. Non sbagli, le uccio e il cappello. Però fa comunque male. Ok, dopo che esplode non si può più riparare. La prossima è giovedì, ragazzi. Sì. Dai, lo prendo in faccia. Prossima live tra 5 minuti. Allora. Attenzione che questo poi ti attira su di qua. Mamma mia. Andiamo a Medusopoli, signori. La nave di Franco. Rimanere incastrati tra medusa e nucleo e farci spingere potrebbe essere un'idea. Però prima, cioè, ci sono delle meduse lì, raga. Sono cristallizzate. Secondo me potrebbe essere la soluzione. È appena salita un'isola. Ok, allora l'aspetto. E allora l'aspetto. Eccola, è proprio lei, tra l'altro. Okay. Attento perché c'era anche l'ectoplasma qua. Sì, hai ragione. Sulla nave, in teoria, non dovremmo... Ok, foto. Dell'ectoplasmon. Sono medusone enorme. Rilevati alberi. Facciamo? No? Ok, però. Forse devi aspettare che il baleno in orbita. Potrebbe, sai? Potrebbe. Comunque c'è una spiaggia sotto. Sì, me lo ricordo. Però c'eravamo già stati. Io vorrei provare ad andare in cima.
E allora mi sa che devi aspettare. O tornare sulla nave. E andare direttamente in cima. La nave riesce a resistere, sì, ovviamente, alla gravità, cioè a vincerla. Perché è molto più forte. Materia ectoplasmatica, lo sappiamo. Ok. Ha molto più senso di aspettare minuti e minuti. Ma c'è la strada, vero? Dove la vedi? Questa? Questa qui? Quell'altra. Sì, la vedo. Non so se la prende da qua. Sono incastrato anch'io, come ne vedo. Mio Dio. Ma tra l'altro, la nave prende danno dalla materia ectoplasmatica? Bella domanda. In teoria bene non gli fa. Comunque, oh, fra. Scusate, non è semplice qui guidare. Dove cazzo mi sono infilato? Non è questo tornado. Eccolo. Ma guarda quello gigante, solito. Ci riproviamo a piedi in maniera classica? Mi sa che con la nave non stiamo riuscendo a capire la... Cioè, dovresti prendere quella strada là, quella a sinistra, no? Questa qui. Sì. E poi entrare lì dentro. Sì. Ok, fermiamoci qua. Strada è quella giusta. Giusto? Ecco. Giusto? Volevi andare qui? Bravo io. Non c'è. C'è solo l'indietro? Beh no, non c'è un tunnel. Io mi aspettavo che ci fosse, ma è chiuso. Fuck. E prova al contrario. Vai a vedere dove ti porta, tutto quanto arrotolato sto rotolo. Magari questo è semplicemente l'ingresso. Sì, sì. Attento. Sì, mi ricordo. Ma Cristo. Secondo me la stiamo prendendo storta quest'isola. Dobbiamo atterrare qui e da qui farla normale. Questa è la strada che facemmo. Non ti piacciono le strade normali, quindi io smetto di proporti di fare le strade normali, perché la tua risposta è vaffanculo le strade normali. Blindonia once again. Non ho visto, ragazzi. Sicuramente devo vedere qualcosa di incredibile, stupefacente, assurdo, devastante. Ah, ma siamo di nuovo qua. E poi? Ah, semplicemente questo? Ah, sì. Ecco perché Blindonia. E lì? No. E qui? E qui? Are we fucked? Che facciamo? Ah, aspetta. C'è un godo. Sì. Ossigeno. What? C'è stato qualcuno qui. E? Niente. Aspetta. Che mi invento adesso? Ma c'è un registratore. Dove? No! Vabbè, stiamo belli attaccati. E nessuno si farà male. C'è stato un falò comunque. Eccolo! Ah, eccolo lì, perfetto! Ti prego. I pay you. Please. Ok. Viaggio numero 4. Annotazione numero bo. Gabbro. Schianti 2, schianti seccanti 0. Quando tornerò devo dirlo a Slate. Ah, e vai. Dritto fino al nucleo. Considerati conquistato, profondo gigantesco. Sei stato feldspatizzato. Non è Gabbro. Pensavo che invece parlasse di feldspatizzare, perché ha come mito feldspato, ma ha senso che sia feldspato. Non per vantarmi, ma questa è stata una delle mie imprese più spettacolari. Non ci credo, non ho ancora preso la scossa.
Dici come? Non vedo l'ora di raccontarlo a Scoglio-Corn e a Gossan. Sembra che la forza bruta non sia sempre la soluzione. Bene, e con questo la lista si accorcia. A quanto pare è rimasto il più grande. Rovo Oscuro, sto arrivando, è proprio per il spago. Però... cioè... come ha fatto, e soprattutto dice che la... forza... ti devi lasciare andare? Devi stare fermo e cadere? Come fanno le meduse, vanno piano piano le meduse. Non devi usare il jetpack. Devi stare semplicemente fermo. Forse devi stare fermo perché in questo modo non hai... non opponi resistenza, non crei l'attrito che ti dà la scossa. O magari semplicemente non azioni qualcosa di elettronico che ti dà la scossa. Oppure dobbiamo andare proprio scuro. A chiederglielo. Beh, allora, io farei un... ma quel tentacolino arancione che esce così è solo per dare fastidio perché non ci puoi interagire. Sì, sì. Vabbè, hai ancora una nave? Sì, 80 metri, ok. Torna alla nave e fai l'ultimo trial nucleo e poi chiudiamo. Va bene. Se anche calarsi vuol dire che lo sa a felspato. Motori spenti o comunque senza jetpack non funziona, vuol dire che lo sa felspato. Dobbiamo andare sul rovo oscuro per cercare lui o tracce sue che ci possano dire. Però ha anche detto Gossan e quell'altro. Quindi eventualmente potremmo chiedere anche a loro. No, erano Gossan e Scoglio-Corn. Quindi eventualmente potremmo chiedere anche a loro nel caso in cui... Dici, cosa vi ha raccontato Felspato? Magari gli ha detto come ha fatto. Yeah. Scoglio-Corn e Gossan. Gossan non è quello che ci raccontava effettivamente le gesta di Felspato, il tipo che pescava. Non abbiamo mai più riparlato con la gente di cuore legnoso. Potremmo anche farlo, in apertura della prossima. Per vedere che cosa viene fuori. Sembra che la forza bruta non sia sempre la soluzione. Ultimo try, dai. Dai. Anche perché questo gioco è bello, perché sì, indubbiamente ci andiamo a rovo oscuro e troviamo Felspato, se è ancora vivo probabilmente ce lo dice, però o ne leggiamo una registrazione, però questo gioco è fatto per farti in teoria atterrare sulla luna quantica anche se a culo la fotografi senza saperlo. Sì. Quindi in teoria se riusciamo da non serve la forza bruta a capire, non c'è bisogno di andare a rovo oscuro. Ci arriveremo comunque a rovo oscuro. Lui ha bevuto, non credo che sia inerente. Stai cercando di far scadere il tempo, quindi in questo tentativo non lo possiamo fare. No. Per morire in questo modo? Scusate, mi sono distratto. Grazie Nelly Sky per il 16° mese di sub. No, ora c'entriamo ragazzi, non si chiude finché non ci vuole. Scusate. Sì, stavo cercando di... Scusate. Non pensavo per niente alla materia. Per ecco. Punizione non lo farei. Eccomi. Proprio io. Meme dell'anno, eccomi. La voglio. Come emotico. Sì, è troppo carina. Ti immagini, eccomi il Franco. Eccomi no. Eccomi Max. Allora è colpa mia che l'ho gufata. Io ho soltanto descritto in maniera oggettiva quello che stava succedendo. Assolutamente, tutto pur di non prendermi la colpa. Allora, non opponiamo resistenza. No. Come altro non si può usare la forza bruta. Non c'è. Melanzana. A me viene sinceramente in mente soltanto stare fermo. Il fatto di non muoversi, perché lo scout lo lanci, quindi arriva con una forza cinetica con un movimento molto veloce. Vai nel gruppo di tornado credo sia il plurale. Eccolo. No, seguilo lì. Lui è sempre lo stesso. Sta giusto al centro. Adesso senza nave mi lascio andare. Vai.
Sto fermo? No. Beh, secondo me no, avrà. Oddio, dici gravità zero. Senza tuta? Senza tuta. No, senza tuta muoio. Se provi a darti vagamente una spinta verso il basso. La nave ci sta andando. Allora e perché? Ci sta andando da sola. E quindi cosa devo fare? Devo stare nella nave? E se la nave ci sta. La nave cosa fa adesso? Entriamo nella cazzo di nave. No, si è fermata. Guarda. Se no, ti devi dare un po' di spinta verso il basso e poi basta. Non mi muovo. Un altro po'? No, la gravità è zero. Però in teoria c'è un. Ti mantieni con quell'inerzia. Grazie, Viking. Che ti fa muovere lo stesso. È hotpot puzzle waiting. Cos'altro ci può portare? Le meduse? Se no prova veramente a metterti sotto una medusa. Anche in quel caso è qualcos'altro che mi spinge. Io non la sto usando la punta dei tentacoli. Sì, sembrerebbe non elettrificata. Vediamo. Dovresti metterti nel punto di nel cazzo. Punto rosso. Che è dove aspetta, arriveranno. Ci sono. Sì, ma guardando giù. Ok, non fa male. Guarda il punto rosso. Non ha funzionato, ma secondo me solo perché non era allineato. No, non era allineato, quindi non puoi dire che ha funzionato o meno. Ok, questa medusa quindi ritornerà qui a un certo punto. Giusto, adesso salirà, quindi mi devo levare dal cazzo. Però poi mi devo mettere esattamente lì. E la medusa mi deve spingere giù. In teoria torna su adesso, no? Le abbiamo viste tornare su o è... Ok, perfetto. E grazie ai punti rossi, che rimangono per un po', sappiamo esattamente da dove sono uscite. Noi ci mettiamo in un punto rosso, come dicevi tu, e lì rimaniamo fermi. Fino all'arrivo della prossima medusa. O così, o poi me. Ormai è un anno, ragazzi, grazie per tutte le serate passate insieme, un bacio. Grazie mille a Raksha Red Fox, grazie. Non è semplice perché non devo darmi troppa spinta. Dobbiamo allinearci bene. Forse guardare la medusa aiuta, No? Secondo te ci siamo? Ora? Ora? Ora sì. Si fermo sì? Tanto tra poco scende. Ma questa ossa avresti... Vai. È un pochino storto, aiuto. Ha funzionato. Sì? Sì, ha funzionato. Dici? Ha funzionato. Siamo nella pella? Guarda giù. Oddio. Ma devi uscire però. No. Fa lei, no? Ti riporta anche fuori poi. Sì? E come faccio a sapere quando è il momento? Adesso. Dai. Sì! Entra in quella cazzo di capsula. Che cazzo è lei, Franz? Che cazzo è diretta? Mamma mia. Ragazzi, esserci arrivati da soli è una cazzo di goduria incredibile.
posso morire adesso. Ti prego. È aperta questa. Vabbè. Ok. Il proiezio. Vediamo l'equivalenzio. No, vediamo. Non abbiamo mai più ragionato. Ma ora sappiamo cos'è la pietra della proiezione. Quindi c'è un posto. Questo è un posto. Ed è a gemello cenere. Su uno dei due. No, su gemello cenere. Ok. È un posto su gemello cenere. E queste sono le statue che sono attivate. Due. Che sono una. Tre. Quella che hai davanti agli occhi. Una è quella di. Sono cuore le statue legnoso. Attive. Certo. E bravissima. Feldspo. Maybe il feldspo è attivo perché anche quella lui. Sulla, quella sulla cosa. Su quella sulla cosa solare non. Oggi abbiamo fatto una quantità di teorie incredibili. Il feldspo attivato. Perché il progetto gemello cenere, uh-huh, ovviamente era anche mantenerli coscienti. Tin tin tin, c'ho il cazzo dur, tin tin tin. Ah, ma abbiamo anche lo spiegazium. Ho delle ottime notizie, Privet. Il progetto gemello cenere è quasi pronto per ricevere i dati. Oh, perfetto. Della sonda del cannone orbitale lanciasonde. E che cosa è successo? Grazie a Nievas. Remy sta sistemando gli ultimi particolari, ma ormai manca poco. Tu e il cannone orbitale lanciasonde state bene? Certo che sì, il modulo tracciamento sonda è pronto per registrare le traiettorie di volo di ogni lancio e ti trasmetterà automaticamente tutti i dati rilevanti. Tuttavia, adesso sono preoccupato per l'integrità strutturale del cannone e del morale della nostra squadra. Non appena la sonda avrà determinato la posizione dell'occhio e l'universo, io invierò direttamente un messaggio a te e a Remy. Purtroppo non è finita bene. Madonna mia. C'è un'altra pietra. Sì. Oggi siamo nel godimento. Lascia. Intanto il projection, anche se non serve. Sì. In teoria vediamo la 2. Quindi quella con le piante che volano. Sì. E soprattutto in teoria il dialogo non dovrebbe essere diverso. Questo lo dovremmo già conoscere. But still. Immagina, il modulo tracciamento sonda sarà il primo a conoscere le coordinate dell'occhio dell'universo. Sarà la prima a vederle, certo. Se tu avessi trovato prima questo posto, ti farebbe vedere questo dialogo correlato a ora. Ma lo conosciamo già. Sì, sono terrificata, onorata. Non chiederà al cannone orbitale lanciasonde di usare talmente tanta energia a rompersi, vero? Sì, ci siamo. Lo scrupolo, bravissimo. Emiliano ha imparato anche i termini, però. ci siamo. Ma è questa la statua? Del feldspo, cioè. Di Gabbro? No, del feldspo. Perché è riuscito a entrare senza prendere la scossa. La statua di Gabbro è nell'isola. Qua, quella di feldspo. Questo è il feldspo. E sul sole? Era con gli occhi chiusi sul sole, infatti. Sì. Ragazzi, aveva gli occhi chiusi quella del sole? Mi pare di sì. Mi pare anche a me, però ce lo confermate, per mi favore. Mi pare che avesse che gli occhi chiusi e che all'inizio, provavamo, quando l'abbiamo visto, ci aspettavamo che potesse essere un nostro punto di teleport e quindi, sì, quindi che potesse aprire gli occhi, ma non li ha aperti. Quindi il feldspo qui si becca il suo lupo. Minchia. E sono tre, ce li abbiamo. Quindi altro che morto, il feldspo non può più morire. O meglio, aspettate, secondo la nostra supposizione, se fosse morto prima del lancio, non sarebbe comunque nel loop. Però lo vediamo attivo, quindi in teoria è sopravvissuto. E è loopato. Adesso, modellini. Si va? Prima che sia troppo tardi? Che finale di Lives. No, ti prego. Please, I pay you. Ok. Però. Sì. No, please, I pay you. Noi troviamo. Ok. Questo modulo qua. Ora. Yes. Del spato, no. Yes. Quindi, no, non è la statua. No, aspetta, perché? Perché cade quando ci svegliamo noi. Hai ragione. Ma feldspato da quanto tempo è sparito? Da tanto. Sicuramente da prima del nostro lancio. Ma questo è il modulo? Questo è il modulo.
Questo è il modulo che si stacca dal cannone che orbita intorno al profondo gigantesco. Hai ragione, questa cosa non mi torna. Se è caduto adesso... Possiamo ricontare un secondo quanti sono i cicci aperti? Torno indietro allora. I cosi attivi? Sì. I cosi sacri. Aspetta. Questi. I cazzi pazzi. Bravissimo. Cazzi pazzi. Ok, allora. Memoria erano tre, però sono uno, due... E allora, semplicemente, l'ha trovato fuori. Chi? Siccome è caduta dopo il lancio, l'ha trovata in orbita. Molto più semplice. Rasoio di Occam. Sì, Felspato l'ha... Felspato l'ha trovata integra. Mentre era esatto, in ragazzi. Sì, sì. L'ha trovata integra. Ah, è la cosa più sensata. Comunque sono tre. Uno, due, tre. Yes. Bene, riandiamo su. Ci sono dei modellini da modellare. Perché proprio Felspato? Perché era bravo. Cioè non c'è per ora un motivo. Ok, questo il cannone accanto a, cioè in orbita da profondo Gatsus. E però non ha scritte. Non c'è un leggino, sì. No, c'era. C'era? Perdonami. Dovevo aspettare finisse. Cosa che fa? Ah, è la sonda. È a forma di testa di Nomai. Quello è il cannone, no? Mm-hmm. Sì, sì. È la sonda che va. Ricezione dati dalla sonda in corso. Questo è il modulo 100%. Visualizzazione traiettoria attuale della sonda. Ok. Va bene, quindi questa è la sonda di questo loop. Di adesso, sì. Ok, andiamo avanti. Tutte le sonde ha lanciato da quando abbiamo cominciato il gioco? Recupero dati di lancio precedenti da Gemello Cenere. Numero totale di sonde lanciate 9 milioni, ecco perché aveva quel numero, 318.123. Anomalia spaziale corrispondente a tutti i criteri noti per l'occhio dell'universo individuata dalla sonda 9.318.54. Ok. Ci hai dato. Il loop parte dalla sonda che lo colpisce. Secondo me, questo è il numero di loop che abbiamo fatto, da 128 a 54. È possibile, è altamente probabile, per quante live abbiamo fatto, che si siano fatte 46, 66, 8, 74 loop. È altamente possibile. È 123, perdonatemi, pensavo fosse 128. Però comunque il concetto è lo stesso. Quindi il loop comincia perché la sonda lo trova. Che cosa succede quando un osservatore cosciente entra, si chiede Solanum universo? Questo. Sta merda. 123, sì. Merda. 69 loop. Nice. Sembra una scritta Nomai. Recupero coordinate da Gemello Cenere. Visualizzazione coordinate per l'occhio dell'universo. Fuck, non so leggere. Noi sappiamo già le coordinate. Ma che coordinate sono?
Ma quindi finisce. Ferma lavori, aspetta. Ragazzi, andate nei motonli, per favore. Sono già nei motonli. Ok. La sonda è un osservatore cosciente? Secondo te? Sai cosa significa questo? Che il Feldspo è nell'occhio. Se questa è la statua di Felspato, la cosa più realistica è che Felspato sia qui. Qui dove? Cioè, se questo... Se, legato al cannone. Sì, sì, se sì. Se lui ha attivato il suo loop dal modulo di rilevazione della sonda... Sa tutta sta roba. E quindi entra nella sonda. E quindi va. Ci va. E quindi il Feldspo è lì. È lui l'osservatore cosciente. That fucking grande sonno fabiccio. Ragazzi, mi sa che il Feldspo è lì, eh. Mi sa che ce l'ha fatta il ragazzo. Altro. E allora chi suona l'armonica? Dal robo oscuro. Chi suona l'armonica? Dal robo oscuro. Oppure c'è un omai ancora vivo qui dentro? Non credo. Io per il momento voto Felspato dentro la sonda. La cosa più senso è il Felspo. Inseguiamo la sonda, ti prego. No, aspetta, manca l'ultimo? No, abbiamo fatto tutti? 1, 2, 3. Ok. Quindi ci siamo. Il fratello di Felspato, Felspaolo. Ok. Ah, ti ricordo che quelle piattaforme servono per cambiare. Ah. Già. E come usciamo? Torna alla nave. E butta un occhio, già che ci sei, ai dintorni, così almeno c'è. Ai dinti, aspetta che lo faccio da qua. Sai mai che ci sia qualcos'altro di interessante nel nucleo di profondo gigantesco? Comunque, quelle sono le coordinate. Ya. Yeah. Non ho mai visto nulla del genere. Il loop finisce. Si dice quindi le noce del cazzo. O metti in pausa. Ok. Mo come esco? Ora. Che notto. Non c'è niente di interessante qui? Non c'è un pezzo del cannone rimasto? Aspetta, ma quindi Felspato finisce sul rovo oscuro ma poi ritorna? In realtà, visto che qui ci sono dei rovi di rovo oscuro e lì c'era la roba di Felspato, è possibile che Felspato venga preso dal seme e teleportato al rovo oscuro? No, però lo dice lì. Adesso andiamo al rovo oscuro. Lui dice nel... io adesso me ne vado. Ci va volontariamente. Oscuro. Tutti sanno che va al rovo oscuro e sanno che lì si ferma la sua cioè da lì in poi non si hanno più sue notizie. Ma lui potrebbe aver trovato sul rovo oscuro qualcosa che gli fa che dire gli ok. Gli fa partire la scimmia e gli fa dire ok, voglio andare. I nomai sono rimasti lì dentro. Tra l'altro potrebbe esserci andato con tutti loro, se sono vivi. Potrebbe aver detto, Regez, avete presente l'esperimento che avete fatto? Well, funziona. Magari loro gli hanno detto, no, magari loro gli hanno detto, col cazzo non ti credo, vai tu. Perché se no li avremmo trovati in teoria. Tocca proprio andare a rovo oscuro giovedì, o diamine, è gran peccato. Mi sa che è davvero arrivato il momento. Però, ora sì. Allora, io non so come sia andata a voi, ma è perfetto aver lasciato rovo oscuro per ultimo. Dicevo, in teoria c'è un pezzo di cannone. Che è quello. Yeah, baby, that's right. Come dicono i migliori. No, non è quello. No, quello dove siamo usciti. Dicevo, dovrebbe esserci un pezzo di cannone. Aspetta, no, però dovrebbe no, essere no, aperta. No, semplicemente si è chiusa alle sballe. È perché sennò si allaga, ovviamente, si chiude. You have reason. Se no non dovrebbe esserci nient'altro. E dovremmo poter tornare. Mi sa che allora va fatto in meditazione Z, perché non possiamo dolcemente uscire. Sì, prendi ascensore medusa e puoi uscire. Ah, sì, con ascensore medusa, hai ragione. Aspetti che arrivi una medusa e fai esattamente la stessa strada, ma... Che senso? And
chiariamoci, te sì. Che vuoi fare ora? No, basta chiudere. Perché se fai un altro loop, no. Insegui quella cazzo di navicella appena no, parte. No, sono l'una, è tempo di chiudere, perché così è anche recuperabile la live, sono 3 ore e 20. Oh. Però muoio. No, io volevo semplicemente guardare se casomai, siccome ti nominava che c'era un pezzo che finiva qua sotto, valeva la pena, così almeno non stiamo a pensare di tornarci di nuovo, non credo che avremo bisogno di tornare di nuovo qua dentro. Non c'è niente. E quindi... Io ci avrei fatto un giro intorno giusto per dire ok, l'abbiamo visto tutto e siamo contenti, fichissimo, ce ne possiamo andare. Direi l'abbiamo detto visto questo, tutto fichissimo, ce ne possiamo oh, andare. La prossima volta tu insegui la cazzo. Va bene, la prima cosa facciamo. Quante live ho fatto, l'ho detto di inseguire la cazzo. E tu mi hai detto ascensore. No, sta andando via. Sta arrivando. Come tu entri? Dritto però. Le prendi. Non le prendi. Sto tisso. Yeah. Cappella incappellata. Ti prego di incappellare. Questo sia stato l'attraversamento. Tre? No, ancora adesso. Lancia la sonda. Ok. Beh, decisamente tutta incappellata adesso, eh. Io esco. Devi scendere, non posso lasciare. Non passarci attraverso. Sono vivo. Tutto incappellato. Ma è più una nave? Ah no, sì, di qua. La nave è ancora viva, amici. Sì. Ma quindi la corrente la puoi superare tranquillamente sì. In uscita. In uscita. Ragazzi, ma quindi dobbiamo trovare... Allora, troviamo prima... La prossima volta, a parte vabbè, inseguire la sonda... Troviamo l'isola di Gabbro. La testa di Gabbro. Va trovata. Tanto l'avevamo vista, mi sa che era in orbita. Non lo so se in orbita era quella o era quella delle meduse. Dunnolol. Via dal pianeta. E dove? Verso l'isola. Riesco a uscire. Magari la trovo. Oh Cristo. Vediamo se la trovo dall'alto. Ok, quell'altra è quella di Kert. Sì, dove è di Kert, ci hanno capiti. Quella? Quella. È questa qua? È questa qui, mica questa. Che culo. Che c'ha il ponte, te l'aveva detto che, sì. C'era, che c'aveva il ponte. Dai, prima che scada tutto. Oh Gesù, vai. Ok, vai, quella parte che dice registro aggiornato. Il okay, testo è troppo vicino. Laboratorio della statua. Ok, non ci puoi entrare da qua. Fai il giro, c'era una roba... La statua. Ah, è letteralmente qua. L'ha trovata qui. Ok. Quindi non credo che vedremo... Ah, aspetta. Wow. Strada, vai. Ok. Stradoboli. Stradobolis. Vai. Ok, segui bene i cristalli. Vai. Oh Gesù. Ok. Che cosa succede? Sono nello spazio. Lì sei salvo?
Lì sei salvo. Lì sei salvo. Vai. Che bravi non mai. Che bravi non mai. Ok, vai. Dove? Lì. Ho visto Viola, ma era l'altra pietra. Dell'ego. Vai, vai, vai. Mi sa che c'è l'ego. Stasera proveranno le statue della memoria. Phlox dice che potrebbe essere pericoloso, perciò non possiamo assistere. Ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte, qualcuno vuole venire con me? Phlox ci ha espressamente detto di non farlo. Anche io vorrei tanto assistere al test, Lami, ma è un rischio troppo grande, non dovremmo farlo. Forse Phlox ci farà assistere a un test più avanti. Ripeto. Ok, quindi sono bambini questi. Sì, stasera proveranno l'estate della memoria. Phlox dice che potrebbe essere pericoloso, perciò non possiamo assistere. Ma se invece di usare la porta ci intrufolassimo dall'altra parte, qualcuno vuole venire con me, questa è l'altra parte, l'entrata che abbiamo usato noi. Ok, qua è per c'è un altro salvo. Di là tutto rotto e basta. Ok, provo a trovare il piano di sotto. Di sotto, sì. Vai. Qua. Vai. Lo capiremo, forse dallo spazio. No, dall'albero. C'è un albero. Sì, brava. C'è un albero bucato. Però no. Cosa c'è lì? La pietra della proiezione? Ma allora ci siamo già stati. C'è la pergamena. Ci si arriva. Dallo spazio? Prova a pensare spazialmente. Tu ti cali di sotto a quel punto, dallo spazio, e ci entri dentro. Questo è un sentiero. Un teleport di una torre. Qua mi sa che dove siamo arrivati la prossima volta, forse. Aspetta che si sta aprendo. È il teleport della torre. Sì, sì, quindi sì, se sì, usiamo la torre di gemello palle di... arriviamo qua. Diretti qua. Ma allora è più easy così. Ragazzi, grazie mille e di essere stati qua. Direttamente da qua. Come faccio? Da sotto, ah, da sotto. Sotto il ponte dovrebbe esserci in teoria la strada. Grazie mille di essere stati con noi, ragazzi. Stupenda diretta, puntata devastante. Ci vediamo giovedì con la fine di questa isola che ora abbiamo localizzato e che possiamo raggiungere in maniera, secondo me, molto più funzionale dalla torre teleport del gemello cenere. Dipende quanto dobbiamo aspettare. Vero anche questo, perché deve togliersi la sabbia. Dobbiamo andare a Rovo Oscuro e scoprire cosa ha combinato il Feldspo. Piani fatti da delineare l'ordine, inseguire la sonda, il giro del villaggio di cuore legnoso, l'isola della statua, Rovo Oscuro sulle tracce del Feldspo. Va bene, grazie Emiliano. Copiati questo messaggio e incollalo. Ci salutiamo con la luna che passa davanti. Sì, la quantica. Ragazzi, grazie mille. Grazie mille. Puntata splendida. Buonanotte e sogni cazzi. Ciao belli. Siete bravi. Siete fighi, siete poggi. E comunque era il 69esimo loop questo. 54 per arrivare a 123 sono esattamente 69 in i6D. E nel loop numero 69 arriva questa quantità di godo, se non è lore. Io non so cos'è la lore. Chiara abbandona il canale stasera. Ciao, ciao ragazzi. Credo di aver sbagliato scena.
Questa è quella giusta. Ciao!